e oggi farò vedere tre partite del capitolo dedicato all'utilizzo del pedone F5, questo pedone F7 F5, comunque F7 che può essere spostato in F6 o in F5 a seconda delle necessità. Diciamo che l'autore del libro, che a cui mi rivolgo sempre, Alessio De Santis, nel libro Difesa Ippopotamo 2.0 Semi-ippopotamo, di cui vedete la copertina qua sotto, fa un accenno a questo capitolo dove dice: l'utilizzo attivo del pedone F è una delle armi più moderne dell'ippopotamo. Qui mi riferisco alla spinta F7-F5 e non all'eventuale F6, che viene giocata sporadicamente in caso di necessità difensiva o come stravaganza nel super ippopotamo. Per spingere in F5, quindi questa spinta, non deve esserci l'alfiere sulla diagonale A2 A8, quindi caso l'alfiere si trovi in questa posizione, non va fatta questa spinta, altrimenti ci sarebbero evidenti problemi. In ogni caso, il nero deve procedere con cautela a causa della debolezza del pedone E6, questo, nel caso si è spinto qua, e della possibile apertura della colonna E, come abbiamo visto già in un capitolo precedente, dedicato all'apertura di questa colonna. Allora, lui ha una serie di partite, io passo, salto la prima partita, ma come prima partita voglio mettere una partita dello stesso De Santis, che ha giocato a Genova nel 2006 contro Silvano Meri, con un elo un po' inferiore al suo, ma vediamo un po' come ha giocato questa spinta F5 F7. Dunque, iniziamo con E4 del bianco, G6. Questa volta vedete che De Santis ha preferito l'apertura di fianchetto da parte del re. Di solito lui utilizza aprire questa per la B6 D4, G7, F3, ovviamente per difendere questo due volte, D6, spinta di questo tipo di apertura, H3. Ecco, già qui è la Il bianco, ad esempio, spinge H3 per evitare una fastidiosa uscita dell'alfiere, in questa casa, anche se, come ho visto, che nell'ippopotamo non si usa mai fare questa spinta, a meno che non ci sia qualcosa di particolare. Di solito si utilizza invece la spinta e il secondo fianchetto. D7, cavallo D7, ok, siamo nella norma. Alfiere D3, quindi a difesa di questo pedone, A6, quindi blocca questa casella nell'eventuale poi decisione del bianco di portare uno di questi due pezzi su questa casa. Arrocco. Siamo a E6, classico. Alfiere G5, anche questa è una mossa classica del nero per attaccare la donna, ma anche la classica risposta che abbiamo visto nell'ippopotamo è sempre la solita, ovvero quella del cavallo E7. Diciamo che queste due mosse vengono giocate praticamente quasi sempre in maniera sequenziale. Poi il bianco va D2, anche questa è un'altra mossa per lo sfianchettamento dell'alfiere caposcuro, e anche quest'altra mossa, probabilmente questa, vediamo se anche nella partita fatta, è un'altra mossa che viene fatta in automatico. Diciamo che quando esce l'alfiere, il cavallo va qua, quando la batteria alfiere e donna caposcuro
attaccano questa colonna, la risposta del nero è sempre questa. Poi in questo caso il bianco decide di portare il suo alfiere in F4, nero prosegue con B6, quindi coppia di pedoni sull'ala di donna. Poi il bianco prosegue con un cavallo A3, vedete, non ha stranamente portato il suo cavallo in questa posizione, probabilmente perché magari ha intenzione di spingere questo pedone in C4. Il nero completa l'ippopotamo con il secondo fianchetto. Il bianco sposta la sua torre dalla colonna F alla colonna E, anche questa è un'altra mossa classica delle partite che abbiamo visto. E qui inizia la partita del nero. Sistemato l'ippopotamo, come abbiamo visto di solito, si guardano come sono piazzati i pezzi del bianco. In questo caso tutto abbastanza standard, due pedoni centrali. Il cavallo non ha il suo omologo in questa casa, ma in questa. L'alfiere è un po' chiaro, è difesa di questo, quindi non si trova su questa casella, come spesso capita. Invece l'alfiere Camposcuro in questa posizione abbiamo già visto in altri video che ispira subito un attacco. E infatti anche in questa partita De Sanctis utilizza l'attacco che abbiamo visto già in altre occasioni, ovvero G5, la spinta in G5. Il bianco replica con G3, mentre il nero, anziché spingere, anche anziché fare la mossa cavallo G6, questa volta fa cavallo F8. Quindi, anziché utilizzare questo cavallo e metterlo come faceva di solito, questa volta ha utilizzato questo cavallo e l'ha messo in F8. C'è della manovra alternativa a G6, ok? Infatti cosa fa dopo? Dopo il C4, ecco il motivo per cui il bianco aveva spostato questo cavallo qui, lui porta il cavallo in G6. Quindi in questo caso ha creato questa coppia di cavalli che si proteggono l'un l'altro, ma diversamente di come faceva solitamente, cioè portare questo cavallo direttamente qui, questa volta ha impiegato una mossa in più per portare quest'altro. Il bianco decide di spostare la sua torre su questa colonna dove ha appena spinto il C4. Il nero in questo caso arrocca. Sapete che nell'ippopotamo l'arrocco arriva dopo parecchie mosse e non sempre è detto che lo faccia. Tra l'altro, anche una situazione abbastanza delicata in quanto ha già mosso questi due pedoni che normalmente sono quelli che invece servono da scudo qua sotto. Il bianco forza con C5 e qui anziché giocare da motore, ovvero cattura e poi eventualmente spinta qui, vedete che pian piano anche il motore arriva a vedere come mossa alternativa all'eventuale cattura quella che fa De Sanctis in partita, cioè la famosa F5, che è quella a cui fa riferimento il capitolo che stiamo trattando oggi. Vabbè, lui nelle sue note scrive la carica decisiva, poi vediamo perché. Allora, dice, la minaccia è strategica. Dopo la prossima F4, quindi l'ulteriore spinta, l'alfiere Camposcuro avversario sarà fuori dai giochi, cioè non può intendere andare qua, rimarrà qua per il resto della partita. Quindi a questo punto il bianco ha due alternative, una è la cattura
come, un po' come dice il motore, vedete, cattura di questo pedone, ricattura e donna qui, per poi ancora aspettare la famosa, no, forse F4, che quindi sembra a questo punto inconfutabile. L'altra alternativa invece è quella della cattura, la ricattura, vedete, quindi seconda alternativa, presa, 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 presa e donna qua. Questo è quello che ci dice il motore. Vediamo un po' invece la partita, com'è andata. La partita dice che il bianco, avendo capito il pericolo, fa questa opzione, cioè prende il pedone con il pedone F col pedone E, ovviamente il nero ricattura, lasciando aperta questa colonna, colonna E, come abbiamo visto in un altro video. Poi prende col pedone C in D6, replica, attenzione, questo rimane un pedone isolato al centro come questo, con le due torri che comunque controllano due colonne, e il bianco gioca torre E6. Quindi il bianco inserisce una sua torre nello schieramento avversario utilizzando proprio questa colonna aperta, andando a minacciare questo cavallo, anche se è difeso da questo, mentre il nero fa questa contromossa. Il motore consigliava la presa di questo cavallo con la ricattura e poi F4. Invece nella partita De Santis gioca F6 e dice: il bianco cerca controgioco, ma lo tampono in tempo. E poi vabbè, dà anche una sequenza di mosse che avrebbe potuto fare, però vabbè, quella non la vado ad analizzare per non dilungarmi troppo. Al massimo, se uno interessa la prova, comunque anche il motore comunque dà degli spunti. Io mi attengo un attimino a quello che è la partita, capire un attimino le dinamiche, tanto ho visto che la lezione di oggi è un po' la spinta F7-F5. In questo caso il bianco ha utilizzato questa colonna per inserire la sua torre in E6 e il nero ha risposto spostando la sua torre a difesa, diciamo, di questa riga, di questa traversa, obbligando il bianco o a ritirarsi o a cambiare le torri. Il bianco cosa fa? Utilizza invece la sua torre in C per metterla sulla colonna E, quindi per difendere questa torre in caso di cattura. Qui il nero non fa nulla, ma si limita a fare la mossa più semplice. Vedete che anche qui il motore comunque direbbe che la migliore è la cattura, prima la cattura di questo cavallo, e sulla conseguente ricattura del pedone spingere in F4. In questo caso invece De Santis non fa nulla, quindi non va a catturare la torre per farsela ricatturare, ma spinge semplicemente il pedone F4 e dice: da qui in poi ho un vantaggio posizionale quasi decisivo, basta che non concedo qualche chance tattica. Quindi lui è riuscito nel suo intento di mantenere fuori dal gioco l'alfiere Camposcuro, che per poter tornare in gioco a questo punto ha bisogno di spostare, semplificare un attimino la situazione.
Ma vediamo un po', dunque, come va avanti. Vabbè, diciamo che il nocciolo della questione è stato già affrontato, ovvero la spinta F5, F7, F4, che è quella un po', del tema. E vediamo un po' di vedere la partita, come un po' è proseguita per darci un'idea. Quindi, dopo questa spinta in F4, il bianco finalmente ha preso la torre in F6. Vabbè, ricattura ovvia. Il bianco prende in G6 cavallo, ovviamente viene ripreso dall'altro cavallo, che però a questo punto rimane anche indifeso, tra l'altro, e il bianco gioca donna D3, quindi appunto attaccando questo cavallo. Il nero coraggiosamente mette il suo re a difesa del cavallo e ovviamente non lo mette in H7 per non rimanere, diciamo, ai raggi X. Il bianco a questo punto ci toglie da questa minaccia, gli va in H2. E il bianco gioca, il nero gioca. Allora lui dice che ha giocato alfiere D5, però dice che era meglio avesse giocato una B5 oppure torre C8, secondo la sua. Infatti, vabbè, anche il motore, infatti, le mette come due mosse candidate. Invece fa una mossa che alla fine non era soddisfacente, ovvero questa, tutto alfiere D5, centralizzando l'alfiere, ma comunque non era la migliore mossa anche secondo motore. Dice comunque, dopo alcune manovre ho consolidato il vantaggio. Adesso gioca dunque B3, vediamo un po' come va a finire. B3 ovviamente per difendere, ecco perché ha messo l'alfiere qua, per attaccare questo pedone. A7, ecco, questa alzata di torre, vediamo un po' cosa poteva servire. Ah, forse per evitare eventuali entrate della torre qua. Qui è coperto, qui è coperto. Qui no, vabbè. Vabbè, alza la torre in A7, forse per spostarla qua a sto punto. Adesso vediamo un po' dopo cosa ha giocato. Cavallo D2, quindi sposta il cavallo per, diciamo, sparigliare un po' questa catena pedonale che sta intralciando l'alfiere Camposcuro. Ah, ecco, E7, eccola qua. Adesso abbiamo capito il perché della levata della torre. Anziché spostare la donna e spostare la torre qua, fa questo tipo di manovra. Il bianco non accetta di cambiare le torri, quindi sposta in C1. Il nero gioca B5, cavallo C2, quindi cavallo viene spostato di nuovo qua. Donna C8, no, C8, ah sì, perfetto, C8, perché adesso c'è il cavallo che comunque si mette a raggi X di questo. Ma è anche vero che appena sposta il cavallo, però rischia di perdere la torre. Poi, infatti, il bianco la toglie, gioca torre D1. Torre C7, quindi raddoppio torre e donna su questa colonna, attaccando il cavallo, difeso in questo momento solo dalla donna. Cavallo B4,
gli sposta il cavallo e attacca questo alfiere e contemporaneamente anche questo pedone. Torre C3. Interessante perché va a minacciare la donna. Questo donna B1, quindi la donna si sposta, e qua dice il nero ha un'elegante combinazione, ma vediamo questa combinazione, dopodiché penso che possiamo anche staccare da questa partita, visto che ormai il significato diciamo del video della lezione odierna era solo l'avanzata del pedone F. Andiamo poco velocemente, dunque alfiere G2, quindi tocca il nero, alfiere che è minacciato da questo va in G2, scusa in G2, perché va in G2? No, qui mi sono perso qualche mossa, sto cavallo mi sa che l'ho sbagliato, mi sa che ho sbagliato qualcosa quel cavallo, perché c'è un G2 che non mi conviene. Oh sì, no no, potrebbe averlo preso G2. Ah sì, beh, stranissimo, no? L'ho preso G2 e lo va a fare così. Ah, ho capito, quindi ricattura, quindi sembra un sacrificio di un alfiere, ma H3. H3, ah bello, no? Quindi H3 è difeso dalla donna, quindi sacrifica l'alfiere su questo pedone, cattura, mangio questo secondo pedone e cosa succede adesso? Vabbè, dice che no, niente di particolare, dice meglio, era meglio questa un'altra, vabbè, un'altra variante, vabbè, non te la sto a andare a lunga di questa, vediamo se proprio la vogliamo vedere. Vediamo cosa dice, era meglio dopo aver fatto quindi sacrificio, presa, dice che era meglio H3, ma che cavolo, meglio H3, quindi la donna fece che è la torre, H1, G3. G3, vediamo un po', dunque G3 non è in presa perché F per G3, ah bello, quindi così praticamente è quasi finita la partita. Però bisogna vederle queste cose qua, non è il mio livello sinceramente, ok, lasciamo perdere perché non è il mio livello, queste cose da imparare nelle combinazioni di medio gioco, ma non è sicuramente non è il mio livello da poter stare a analizzare queste cose, cioè sono una serie di combinazioni che uno deve saperle, per niente magari è maestro, grande maestro, cioè io sono un poveraccio nei confronti. Vabbè, dunque torniamo alla partita per vedere come è andata a finire, come è andata a finire, come è andata avanti. Dunque, torre H1, donna G4, torre F1 e F3, quindi ancora la spinta del famoso pedone F. Dice questa è sbagliata perché permette il rientro dell'alfiere H2. Praticamente, ok. Vabbè, poi la partita va avanti, finisce con la vittoria del nero alla 69esima mossa, però vabbè, non sto a dilungarla perché comunque, come ho detto già in altri video, sono belle partite da vedere, però diciamo, il video viene presentato per capire. Dopo aver fatto l'ippopotamo, quali armi può avere l'ippopotamo dopo, diciamo, le classiche 10 mosse,
che vengono fatte inizialmente se il bianco gioca in maniera abbastanza standard. In questo caso ho giocato in maniera standard e vediamo che dopo aver finito l'ippopotamo abbiamo notato quindi attacco col G5 all'alfiere avversario, doppio spostamento del cavallo, quindi non cavallo E7 G6 ma doppio spostamento del cavallo, dopo l'arrocco e l'attacco del bianco sull'ala di donna, la spinta F5 F7 e in questo caso ho notato, visto le varianti che ci sono, cioè non, per il bianco probabilmente la mossa migliore prima di tutto era quella di cambiare C per D e spostare, dice, o la donna in B4, quindi qua, oppure giocare cavallo C1, e invece nel caso sposta la donna, la spinta in F4 per chiudere fuori l'alfiere. Quindi diciamo che questo era il nocciolo della partita che ci interessava. In questo caso invece F4 è stato tolto dal pedone, però è rimasto, su F5 è rimasto tale, e appena finita una serie di cambi c'è stata la spinta che ha chiuso fuori l'alfiere, e questo diciamo è il succo di questa partita. Andiamo alla seconda partita, e invece la volevo far vedere perché è stata giocata a Bergamo nel 2008 da Herald Dervisci, un grande maestro, contro un giocatore abbastanza normale, perché era Guido Bellavita all'epoca, aveva un 2066 di Elo, mentre il grande maestro era 2565. Quindi il nero gioca A5 ah, ciao Federico, ah, ma sei già qua che mi stai controllando, eh. Sì, vabbè, io sto illustrando l'apertura standard, sto illustrando. Poi mi fermo perché veramente poi le partite vanno avanti e lì esce fuori, diciamo, la bravura del giocatore. Io sto illustrando l'apertura magari per quelli come me che non hanno tanto tempo per studiarsi troppe aperture. E poi se hanno tempo invece di dedicarsi sarebbe meglio appunto i finali e anche al meglio gioco le combinazioni che alla fine sono molto più importanti rispetto all'apertura, soprattutto se giocata a basso livello. Ovviamente se sei un grande maestro devi conoscere tutte le aperture, ma se sei un piccolo 1200, 1300, 1400, 1500, non credo che ti serva sapere 10.000 aperture. Quindi per me questo è un'apertura standard base e mi piace anche perché non è inflazionata, nel senso che non trovi tanti video, tanti libri che ne parlano, e soprattutto ho visto che mi piace perché la puoi comunque deviare in tante altre aperture, e soprattutto non. Mentre quando avevo studiato altre aperture giocavo abbastanza a memoria, standard, perché le avevo imparate così, facevo così e magari senza magari capirne il significato. Questa qua praticamente mi porta in aperture che io sinceramente non conosco. È vero, al rovescio della medaglia, che poi perdo per tempo, ma poi sai, a me non è che mi interessa granché vincere la partita o perderla per tempo, mi interessa capire i meccanismi, e quindi ti obbliga a dover ragionare su determinate posizioni, e quindi probabilmente per me è molto più importante dover ragionare su determinate posizioni che magari nella prima partita che gioco magari ci metto 3 minuti a capire. Tipo ieri ho postato una partita che ho fatto su CS, sul gruppo che stavo creando, ho postato una partita che ho giocato dove per la prima volta ho iniziato ad aprire con B6. E in realtà l'avversario mi ha spinto, dopo aver fatto il doppio accento, mi ha spinto
il pedone in D5 e io sinceramente non avevo idea di come difendermi, perché comunque poi mi ha messo pure una donna qua attaccandomi da questa parte, quando avevo spostato, avevo messo in G6, quindi mi sono trovato in difficoltà a capire subito qual era la difesa migliore. Poi vabbè, l'ho trovata, ci ho messo 3, 4, 5 minuti, ho perso poi per tempo alla fine. Però almeno adesso, se mi dovesse ricapitare, almeno so come devo reagire in più fretta, capito? Mentre molte volte imparando così a memoria diventa un po' diversa la cosa. Tutto là, poi la differenza lo so anch'io che la fai più avanti nella parte, cioè io vedo delle partite dove magari sono anche in vantaggio, però lo so solo perché me lo dice il computer alla fine, ma in realtà io tutto sto vantaggio non l'ho saputo mettere assieme, ma quello perché sono scarso io fondamentalmente. Bene, detto ciò, ho divagato un po' salutando ormai il mio follower più che mi segue, nonostante sia molto più forte di me, tra l'altro. Ma sì, è bravo, guarda, questa qua proprio, questa dicitura me l'ha detta anche un amico mio, che mi ha detto, guarda, fino a 1800 fa sono spingi pezzi, mi ha detto, spingi legno. Me lo disse ancora 2 o 3 anni fa quando ho iniziato a giocare, cioè guarda, non ti preoccupare, fino a 1800 sono tutti spingi pezzo, mi ha detto. Quindi, saluto appunto Federico, che è venuto a vedere, e niente, passiamo alla seconda partita che, come dicevo, è giocata da un grande maestro col bianco contro, adesso non ancora titoli non ne vedo, non so nemmeno se era maestro o cosa, comunque è un 2066 e giocava col nero, quindi vediamo un po', uno che aveva 500 punti in meno di Elo rispetto a un grande maestro che ha giocato l'ippopotamo, come è riuscito a venirne fuori. Poi non so se poi magari ha perso lo stesso, fammi vedere alla fine come è andata a finire. Sì, alla fine ha perso lo stesso, ma forse per un altro motivo. Vediamo un po'. La curiosità, perché lui ha messo questa partita. Allora, dice, un bel esempio didattico in cui un giocatore di fascia 2000 aveva ottenuto una splendida posizione contro un noto grande maestro. Peccato abbia sciupato tutto con una svista. Ecco, questa dimostrazione del fatto che tu, se puoi essere bravo quanto vuoi a giocare, aperture, quello che è. E poi basta un errore alla 30ª mossa, quello che è, e tutto quello che hai fatto è andato a farci benedire. E la differenza poi, appunto, come dice Federico, dice, momenti più difficili, la partita è sicuramente il finale. Ma vediamo perché. Vediamo che blanderata ha fatto. Allora, il grande maestro inizia con E4, G6, D4, G7, F3, D6, fin qui tutto nella norma, C3, quindi apertura anche del bianco abbastanza standard, A6 sempre per proteggere questa casella qua, classica mossa di ritorno a 4, B6 altra mossa di rimbalzo, poi C4. Allora, C4, C4, C4 è qua, quindi alfiere C4. Normalmente da questa mossa si fa questa, vediamo se è data così. Dunque, C4 e 6, giusto. Arrocco. Cavallo E7. E qua tutto ok. Alfiere E3. Vedete che questa volta il nero non fa la classica mossa, anche perché questa volta c'era già il cavallo piazzato, quindi sarebbe proprio stata una mossa, una perdita di tempo abbastanza netta. H6, comunque vedete che il nero fa lo stesso, la sua bella H6, anche per evitare che altrimenti il cavallo possa rientrare. H3, questa è un'altra mossa che il bianco fa, anche se soprattutto come dopo aver sviluppato un po' tutti i cavalli, i pezzi leggeri, normalmente il bianco o sposta la sua donna su questa casella per fare la batteria, ma in questo caso avendo già spostato in H6 era inutile lo facesse, quindi
Un'altra alternativa è quella di portare la torre su questa colonna e un'altra mossa classica del bianco è quella di spingere in H3. Cavallo di 7, eccola qua, altra mossa classica del bianco, B7 e qui dopo 10 mosse abbiamo il nostra posizione standard. Io generalmente definisco distruzione dell'attenzione del vantaggio. beh, diciamo che la chiami in maniera più poetica, però diciamo che lo scopo è sempre lo stesso, quello di perdere il vantaggio, insomma. Bene, allora, il bianco come undicesima mossa fa questa mossa, ovvero porta il suo alfiere campochiaro in F1. Qui il nero decide di arroccare, sapete che nell'ippopotamo non sempre si arrocca dopo averlo fatto, molte volte il re rimane al suo posto e si gioca diversamente. In questo caso, dopo questo spostamento dell'alfiere in F1 e forse ecco, questo potrebbe essere questa mossa potrebbe rientrare nel discorso fatto inizialmente che non essendoci l'alfiere in questa casella si può fare questa mossa e vediamo un po' se l'ha fatta e quando l'ha fatta. Vabbè, arrocco, donna D2 e qui potrebbe preparare la batteria, la classica batteria per lo sfianchettamento. Quindi attenzione. Vedete che il nero corre ai ripari, ovvero porta il suo re a difesa di questo pedone. Cavallo H2, probabilmente per far partire anche questo pedone che abbiamo visto nell'attacco austriaco, nel video dell'attacco austriaco, i tre pedoni sono una della minaccia diciamo, dell'ippopotamo e qui parte la famosa mossa della lezione odierna, cioè F7, F5. Dice ippopotamo perfetto, il nero utilizza F5 e vediamo un po' questa mossa che cosa si porta dietro. Allora, il motore sembra dire che basterebbe un F3. Il grande maestro invece, che era grande, cosa fa? Cattura con E. L'autore dice questa mossa facilita il nero. E vedete che non prende con uno dei due pedoni, ma utilizza il cavallo con la minaccia sull'alfiere camposcuro. E non ha preso nemmeno con la torre. Quindi abbiamo ben quattro possibilità di cattura utilizzando il cavallo con la minaccia dell'alfiere. Il bianco reagisce con la torre A in D, quindi centralizza le due torri al centro. Il nero è nero, non cattura, ad esempio, una cosa, non cattura questo alfiere, ma porta l'altro suo cavallo in F6. Questa è una mossa interessante, vediamo un po', vediamo se è pure giusta. Sì, vede che anche il motore vabbè, non dice che la mossa è giusta, però non fa questa mossa che poteva servire magari per togliere la coppia degli alfieri al bianco. Diciamo che vabbè, il motore propendeva più per delle mosse di spostamento di questa torre qui o qui, oppure la donna qui. Vabbè. Invece il nero, che è pur sempre un 2000, quindi non può fare delle mosse perfette, sposta il suo cavallo.
Siamo sicuri? Non ho fatto qualche errore di via. Dunque, qui siamo alla sedicesima mossa, quindi a 1 F6, sì, perfetto, cavallo F6. Quando arriva il grado di deterioramento dell'abilità, io divento. Vabbè. No. Ma guarda che in tutte le partite, cioè, sulle grandi maestre, cioè, ma secondo me la differenza tra gli elo poi alla fine sono quelle, cioè, non è perché uno è bravo, cioè, io vedo anche tante partite anche tra gente che non è solo grandi maestri, ma anche gente che magari sono 2000, 2001, e poi alla fine la differenza la fa, ma neanche una svista più di tanto, perché magari blunder sono, vabbè, sono grossi, ma basta le imprecisioni, cioè alla fine arrivano, magari arrivi nei finali che sembra che il materiale sia pari, quindi sicuramente una patta, invece poi vedi che al più debole dei due manca magari quella conoscenza, quella capacità di calcolo che l'altro ha. Cioè, ho visto che poi le differenze grosse non si fanno come a livello basso, che si fa mangiare un pezzo, lo si riconquista, si fa. Cioè, io se mi trovo a vantaggio di uno o due pedoni, non so nemmeno come sfruttarli, mentre a livelli di maestri un pedone è un'eternità. Quindi diciamo che lì si gioca proprio per spingersi addosso i pezzi di legno, come dicevi prima. Ovviamente invece più in su vai, vedo che ieri sera seguivo il torneo lì dove c'era Nakamura che stava giocando. A parte che si è rubato una semifinale per tempo in maniera scandalosa perché stava perdendo ed è riuscito a bruciare l'avversario per il tempo, quello ci è rimasto pure male, era un indiano. Però sembrano lì uguali, però la differenza la fanno proprio nel tirar fuori l'ultima risorsa che l'altro non ha, cioè tutto là. Quindi, qui siamo arrivati alla sedicesima. La sedicesima, dunque, abbiamo detto. Cioè, ho detto io. Vabbè, a me fa ridere quelli che poi su tipo su chess stanno a lottare per 10 punti in più e meno sull'elo, come se gli desse non so che cosa. Io ho sempre detto che. Se c'è una differenza in classifica, diciamo un elo vero, ce l'hai perché quello che è superiore ha qualche conoscenza in più o qualcosa in più rispetto a quello che tu hai, che può essere o in apertura o nel meglio gioco nei finali, perché comunque lo sai benissimo che negli scacchi puoi vincere la partita in tre cose diverse, capito? Magari tu trovi uno che è bravissimo in apertura, che esce fuori dall'apertura sempre in vantaggio, ma poi se non la sai sfruttare, non conosci il medio gioco o conosci i finali, ti serve a poco. Sì, sei bravo, sei imbattibile fino a 20 mosse, e dopo la partita dura ancora. La mossa, come diceva il buon Boscov, la partita finisce quando l'arbitro fischia, e qui finché uno non ti dà la mano, finché non è finita la partita va avanti, è inutile che sei in vantaggio. O fai scacco matto o ti metti d'accordo, ma se no, finché ci sono pezzi sulla scacchiera la partita non è finita. Fai sempre in tempo a sbagliare. Quindi, andando avanti, donna D3, abbiamo detto, quindi donna D3, cosa fa? Donna D3 minaccia che cosa? Ma minaccia, vabbè, fa una batteria qui. E vediamo un po' se fa qualcos'altro. Vabbè, raggi X qua. Il nero invece fa donna D7. Aspetta che mi D7. E dice: il nero potrebbe prendere la coppia degli alfieri con leggero vantaggio. È il famoso discorso che facevo prima, cioè il fatto di prendersi questo. Però vedete che anche il computer non ci piace, è una cosa più psicologica il fatto di prendere la coppia degli alfieri, probabilmente. Perché anche l'autore dice: uno prendendo la coppia degli alfieri va in vantaggio. Invece che il computer, che è molto più asettico, nessuna delle mosse lui prevede la cattura dell'alfiere col cavallo. Quindi, boh, proprio due modi diversi di ragionare: quello umano, che magari ha studiato sui libri che la coppia degli alfieri
vale di più rispetto ad averne uno solo, e il computer che invece va avanti per conto suo se ne frega altamente. Il bianco invece sposta, visto che è umano, tra l'altro, sposta il suo alfiere in C1 e quindi lo salva al momento. Il nero porta la sua torre sotto la colonna A alla colonna E, quindi completa lo sviluppo, quindi ha mosso tutti i pezzi. E qui il bianco fa B3, che sembra una mossa naturale. Invece lui dice: un errore è passato inosservato. Il nero dispone di una piccola combinazione. La vedi? Beh, no, no, non, io non la vedo, quindi non vediamo. O se la vedo devo ci metterò un bel po', ma non so se la vedo. Vediamo un po'. Vabbè, è la mossa della partita, poi diventa. Poi vediamo un po' invece su questa combinazione che io non vedo. Magari invece Federico, molto più bravo di me, la vede. E dice: il nero guadagnava un pedone con cavallo D4. Donna per D4. Cavallo per E4, recupera il pezzo con posizione schiacciante, per cui il bianco potrebbe preferire cedere la donna per altri pezzi, ma il nero sarebbe, anche ma il nero sarebbe ok. Ah, quindi donna, donna per E. Però scusa, qua mi forse ha raggiunto un certo livello di abilità, vi rimane indefinitivamente. Spero di salire. Guarda, io sono convinto che se tu guadagni elo perché hai imparato a giocare, è come tutti gli sport, cioè se tu arrivi a un livello superiore ma perché l'hai faticato e l'hai conquistato, sicuramente ci arrivi, cioè rimani, eh. Invece, se tu guadagni 100 punti elo perché ti è data di culo, diciamo, una striscia di partite, è facile che li perdi anche dopo, perché magari ti è andata bene quella, magari quelle 2, 3, 5 partite che hai trovato l'avversario magari che non era, o non era in forma, comunque che faceva esperimenti, o comunque, che ne so, perdeva tempo. Cioè, ci sono tanti motivi per cui uno può guadagnare o perdere l'elo. Se invece sono convinto che se tu invece ci arrivi perché stai migliorando e poi ci rimani. Cioè, io ho visto che tutto sommato, da quando sono partito a giocare a scacchi, che prima basicavo, che ne so, adesso non mi ricordo, i 300, 400, 500 punti quando uno inizia, no, probabilmente si va su quei livelli là. Quando ho fatto il mio livello adesso a 1200, 1300, comunque vedo che anche se non studio, che magari gioco una volta al giorno, comunque non vado avanti, non vado su più di tanto. Magari vado su di 100 punti perché magari infilo una serie di partite, magari con gente dal mio livello che però gioca male, eccetera, eccetera. Però poi quando arrivo a, che ne so, a 1350, quello che è, prendo quelli che giocano da 1400 e mi rimbalzano indietro. Poi addirittura trovi quella giornata che fai 5 partite e non imbrocchi uno perché non vedi le combinazioni, ritorni a 1200. Poi arrivato a 1200 mi fa giocare contro quelli che hanno 1100 e con quelli ricomincio a vincere perché vedo che sono più deboli. E quindi vuol dire che il mio livello è quello, indipendentemente dai 100 punti più o meno, è inutile farsi illusioni, quello è il mio livello. Poi magari invece sono convinto che domani che comincio a andare su, magari studiando quello che è, riesco ad arrivare a 1400-1500, probabilmente ci arrivo, ma perché? Perché ho imparato qualcosa di nuovo, capito? Rispetto a quello che so adesso. Quindi credo che se tu riesci ad andare su di elo, ma perché hai fatto fatica, ma perché sei riuscito a guadagnare un po' alla volta, allora è molto più facile la cosa, capito? Che tu rimanga là. Allora, in questo caso vedete che spostato questo cavallo nella combinazione che lui suggerisce, la combinazione, cioè il fatto che lui faceva notare era questo, che la donna doveva,
era obbligata a prendere questo pezzo, questo e questo. E comunque vedete che alla fine di tutto, nonostante il bianco abbia sacrificato la donna, il motore addirittura dice che è in vantaggio di un punto. Quindi quello che mi scrive, diciamo, il nostro autore, in realtà non so quanto poi alla fine portasse veramente a un vantaggio. Quindi la mossa invece giocata dal nero, che era donna C6, che dice che era sbagliata, in realtà non lo so fino a che punto è stata confutata un po' dal motore, nel senso che quella che lui suggeriva, tutto sommato, vedete che aveva comunque il vantaggio del bianco. Vabbè, qui poi la partita va avanti, però diciamo che ormai il fatto della spinta F7, F5, F4 è già stata fatta. Qui la partita va avanti, però vabbè, alla fine sono solo 28 mosse, vediamo un po' come la perde, come era in vantaggio, vediamo un po'. Allora, cavallo F3, cavallo F3. Quindi il nero sposta di nuovo il suo re qua, tanto questo non è più minacciato dalla batteria, ok. B2, quindi dov'è qua? Qua, eccolo qua. G5, ok. E2, sposta questo. Donna E4, donna E4, si arriva e fa ricordi. Questa invasione forza il cambio delle donne. Quindi, prima cosa c'è il cavallo che si sposta in H2, questo cavallo si sposta in H4, prende e prende. Dice, se c'è qualcuno che sta meglio in questo momento è il nero, eppure si scioglie come neve al sole in una mossa. Ecco qua il famoso blunder che dicevi anche te, Federico. Cioè, qua dice che praticamente, vabbè, il motore lo dà a pari, mentre lui dice che probabilmente il nero potrebbe stare meglio. Il bianco fa D2. E lui gioca cavallo di 5. Cavallo di 5 è il famoso blunder che fa il 2000 rispetto al grande maestro. E dice: questa mossa taglia la ritirata dall'alfiere. Praticamente l'alfiere di qua non può scappare. Probabilmente adesso vediamo questa, la mossa che fa pagare dazio, ed è cavallo C3. Il cavallo C3 che va a minacciare l'alfiere e l'altro cavallo, e l'alfiere qui pratica dice giustamente che questa mossa attacca l'alfiere E4 e di scoperta il pedone A6, questo. Diciamo che è un blunder che alla fine per quel livello lì è un blunder. Per me già dice, vabbè, ma fa il culo pedone, chi se ne frega, voglio dire. E il nero fa alfiere G6, quindi vedete, sposta il suo alfiere. Il bianco prende il pedone qua. E dice il bianco abbandona due mosse dopo, perché? Perché lui ha giocato cavallo B4 attaccando questo. Il nero riporta C4, quindi va qui, attacca questo.
D5. Poi F1. Vabbè, boh. Qui avrà finito il tempo allora, perché non sembra così disastroso la situazione. La partita finisce qua con la vittoria del bianco. Ma sinceramente qua, almeno vedendo il computer, la partita sembrava abbastanza patta. Vabbè, cose strane degli scacchi. Comunque, il famoso blunder alla fine era la perdita di questo pedone sicco, che ovviamente a livello di grande maestro è un blunder. Ma al mio livello, vabbè, poteva anche andare peggio, se mi dice. Però anche qui il fatto che la partita fosse finita così, io sinceramente non lo so. Presumo o che davano a tempo, non lo so. Perché comunque, da quello che vedo, almeno quello che dice il computer, non mi sembra abbastanza. Anche perché c'è una mossa. Sì, esatto, dice dunque, il computer dice che la migliore è questa. E quindi la partita tutto sommato è abbastanza equilibrata. Non ho capito perché questo poi, vabbè, lo porta qua. Non lo so. Comunque è finita con la vittoria del grande maestro, ma pensavo che avesse perso in maniera netta, invece ha perso, boh, perché ha voluto perdere, secondo me, a sto punto. Perché in realtà, vabbè, ha perso sto pedone, ok. Però io, dalla mia ignoranza scacchistica, non riesco a capire come mai fosse così netta il vantaggio del bianco per poter abbandonare. Vabbè, comunque, questa era per curiosità. Qui diciamo che quello che ci interessava era questo, appunto, la famosa, dopo il finto l'ippopotamo. Quindi finito l'ippopotamo in questo momento, ok. Dopo l'arrocco, ovviamente questa mossa chiama questa, ci sta. Questa mossa chiama questa e viene anticipata dalla famosa F7 F5. In questo caso abbiamo visto che il nero preso e aperto, diciamo che il computer suggeriva un semplice F3 con donna, dunque F3 cavallo F6, vabbè, questo sta ancora lavorando, comunque l'F3 oppure lo spostamento di questo qua, quindi in realtà non era obbligatorio, comunque non era forse la migliore quella di prendere. La partita ha preso e quindi niente, quindi a questo punto la partita è andata avanti, però quello che ci doveva insegnare questa partita era questa mossa. Vabbè, come ultima partita di questo segmento pensavo di prendere due grandi maestri, che le partite tra i due grandi maestri sono sempre belle da vedere se non sono noiose. In questo caso sono due signori grandi maestri, una partita giocata a Mosca nel 2012 da Levon Aronian, che ovviamente 2.8.15 all'epoca aveva, adesso comunque non è molto inferiore, è sempre là che gira, contro invece Luke McShane. Vediamo un po' come hanno giocato questa partita con l'ippopotamo e la famosa spinta F7 F5. Vabbè, Levon apre con D4 questa volta e 6. Vedete, ecco, questa è già un'apertura un po' fuori dagli schemi che abbiamo visto finora, perché la prima mossa E6 finora non l'avevamo ancora vista. Normalmente abbiamo visto questa mossa o addirittura questa, ma E6 non l'avevamo ancora vista. Cavallo F3, B6, quella qua che arriva, E4, vedete che comunque cambiano, ma gli schemi della struttura è sempre la stessa. B7, ovviamente avrà la difesa su quello, infatti di 3, ok.
G6, apertura del secondo fianchetto, arrocco, G7, fin qua, ok, manca solo questa spinta. G7, dunque, ha la torre subito sulla colonna E. D6, eccola qua. Cavallo PD2, quindi l'idea è quella eventualmente di spingere o in C3 o in C4. Poi PD2, ecco, cavallo E7. Ok. Cavallo F1. Ah, attenzione, questo cavallo fa la passeggiata per venire da questa parte. Cavallo D7. Infatti G3, eccola qua. Questa è diciamo una combinazione di aperture che non avevamo ancora visto nelle partite che avevamo analizzato fino adesso. D'altronde è Grande Maestro 2008, ecco qua come gestisce le aperture. Non poteva essere uno banale che faceva la solita apertura classica. Portato i suoi bei due cavalli davanti qua, i due peloni qui, non ha ancora sviluppato l'alfiere Camposcuro, mentre il nostro maestro che gioca l'ippopotamo, dopo il cavallo G3 gioca H6, C3, ah ecco, vediamo che in questo caso fa la catena pedonale sulla case scure, in modo da bloccare l'alfiere Camposcuro. Dopodiché c'è A6, quindi anche questo, e qui praticamente dopo la decima mossa anche un Grande Maestro 2007 fa l'ippopotamo. A questo punto la undicesima ossa del bianco è alfiere E3, abbastanza standard per difesa dei pezzi centrali. Vediamo come reagisce il nero dopo aver fatto l'ippopotamo, che è sempre il momento più interessante, perché fino, diciamo, riuscire a fare questa struttura, comunque questa posizione, ci riescono tutti fondamentalmente se il bianco te lo lascia fare. Vediamo un po' invece da qui in poi come è interessante giocare. Cavallo F6. Quindi questo cavallo che va a attaccare questo pedone, che però è comunque difeso da due pezzi, quindi è un attacco, non dico inutile, però comunque è un attacco fake, come si dice in gergo. Il bianco gioca H3, quindi diciamo toglie questa casa, e il nero in questo caso arrocca. Dice: il bianco ha permesso al nero di arroccare, tanto il Grande Maestro non ha fretta, ha messo tutti i suoi pezzi, quindi dice: vabbè, fai con calma. Dopo l'arrocco, vediamo poi infatti cosa fa. Mette la sua bella donna in batteria, quindi costringerà il nero a mettere il suo re in H7 per difendere questo pedone. Poi il bianco porta la sua seconda torre al centro, vedete che è abbastanza standard questa mossa, con le due torri che puntano al centro, e dunque donna D7. Questa donna D7 vediamo cosa serve, metterla sulla casa bianca. Vabbè, mette in comunicazione le torri, va bene, ci sta. Poi vediamo qua cosa potrebbe servire. Alfiere B1. A
Quindi il bianco toglie l'alfiere e lascia torre e... Ah, penso che molti dei miei amici dicono che gli scacchi sono una gara tra due uomini che implica un consolidato coinvolgimento dell'io. Ma sì, ma guarda che se stai a pensare queste cose qui... Ma poi anche lì io sono convinto che dipende sempre da uno come interpreta i giochi, cioè è vero, gli scacchi, se tu hai un animo di un certo tipo, li puoi vedere come una guerra. Cioè io ho sentito degli amici che mi hanno detto che nei circoli c'è gente che si metteva le mani addosso, cioè un po' come quelli che giocano a carte al bar, che senti che strillano. Io delle volte impazzisco su questa cosa perché vedi che se ne, cioè giocano a coppie, si trovano a coppie e poi quello sbaglia a scartare, no, ma perché così? E là sì, se ne dicono di tutti i colori. Poi io spero che rimanga tutto nell'ambito del bar, perché se veramente le cose vanno avanti, cioè io ho visto gente milanisti e interisti che non si parlavano perché erano di squadre diverse, cioè il mondo è veramente vario e strano. Quindi può darsi che trovi anche due persone sulla scacchiera che arrivi, cioè la interpretano proprio come una guerra. A quel punto sì, ti dico che c'è gente che va fuori un po' di testa. Poi invece io, ad esempio, sono sempre stato affascinato per un altro motivo, per il fatto che per me il bello degli scacchi è che comunque tu ogni partita puoi giocare contro o il più scarso del mondo o il più bravo del mondo, tu parti sempre alla pari, cioè i pezzi sono sempre messi alla stessa maniera. Poi sta nella tua conoscenza, nella tua bravura a riuscire a vincere la partita. Però diciamo che è un gioco dove tu parti alla pari e soprattutto non ci sono mosse nascoste, cioè mentre ad esempio non so, nel poker o nel Texas Hold'em, comunque nelle carte, oltre al fattore fortuna c'è anche il fatto di abilità nel bluffare, nel bluff. Con gli scacchi c'è poco da bleffare, cioè la disposizione sulla scacchiera dei pezzi è quella. Uno può bleffare quanto vuole, ma se io riconosco e capisco quali sono le mosse che tu vuoi fare, tu hai poco da bleffare, capito? Quindi per me già questo per gli scacchi è un punto di vantaggio, capito? Che poi ci sia il fattore umano, che invece dietro questa, perché secondo me gli scacchi fondamentalmente sono un po' come computer, cioè sono molto asettici, sono pezzi di legno che hanno un valore che si spostano su una scacchiera e quindi sono asettici come comportamento. È il genere umano che, come in tutte le cose, altera questa, diciamo, questa rigidità. Cioè io ne parlavo anche l'altro giorno sul fatto che ne so, della scienza, dell'informatica, di queste cose. Cioè io a priori non sono contro una scienza, contro l'informatica, perché sono tutte cose comunque che ti possono aiutare nella vita. A me quello che fa paura è l'uomo che le utilizza, perché è l'uomo che è malato, che vede sempre dietro, cerca sempre un qualcosa che può essere il potere, la ricchezza, quello che c'è. Comunque sono animi. Cioè, sono sentimenti distanti da quello che è l'asetticità dei giochi o di qualsiasi altra cosa. Per esempio, uno scienziato, quando si butta in una scoperta e cerca un qualcosa di nuovo, non lo fa perché poi pensa alle conseguenze che potrebbe avere in senso negativo quella sua scoperta. Lui lo fa per un suo ego di dire io sono riuscito a scoprire questa cosa. Perché, come... Non so se poi una volta avevano intervistato, hanno parlato, ho visto una specie di articolo su Fermi, della storia della fusione nucleare, della bomba atomica, eccetera, eccetera. Ovviamente quelli quando l'hanno fatta erano felici perché avevano fatto questo tipo di fusione, eccetera, eccetera. Ma poi quando ha capito come l'uomo ha utilizzato questa sua scoperta, e comunque si era pentito di averla fatta, capito? Quindi... Anche, penso che anche negli scacchi sia uguale, cioè il gioco degli scacchi alla fine per me è bellissimo. È ovvio che al tavolo ci siedono due persone che si portano dietro caratteri e teste che hanno nella loro vita, quindi poi tutto può essere trasformato, capito? Quindi secondo me dipende chi appunto, i tuoi amici che testa hanno e come sono coinvolti in questa cosa. Cioè ovviamente io... Detto, se il
è il sentimento con cui uno fa una partita. Se, io un giorno parlavo con un mio collega di lavoro che andava a un circolo, parlava, dice, ma, dico, ma scusa, ma tu quando adesso vai lì a imparare, ma poi alla fine qual è il tuo scopo? Ah no, il mio scopo è solo quello di che quando ci troviamo devo batterti. Cioè, il mio scopo è solo quello. Dico, beh, se il tuo scopo è quello, cioè, sinceramente, è abbastanza ridotto come cosa. Cioè, io quando gioco a scacchi lo faccio primo per passarmi il tempo, secondo per divertirmi. Quindi, e comunque forzarmi a pensare, utilizzare il cervello, comunque a avere una finalità di un certo tipo. Quindi, anche lì, per dirti, tra due persone, due colleghi di lavoro, che come interpretavano la stessa cosa, capito? Cioè, è lo stesso motivo per cui trovi quelli che amano giocare al bullet e vincere quelle partite. Ma il bullet io quando vedo giocare, soprattutto sotto certi livelli, non magari a livelli alti che sanno anche giocare velocemente, ma secondo me uno che gioca bullet, che ne so, sotto 1500 è proprio spararsi i pezzi e cercare di non perdere per tempo, perché già fai fatica a ragionare quando hai il tempo e quindi non fare blunder quando hai il tempo per pensarci. Figurati se lo devi fare in due o tre secondi, cioè giochi così, dici quello che vedi, vedi, dici boh, proviamo, speriamo che l'altro sbagli, o, cioè, però secondo me poi alla fine non è manco giocare a scacchi, cioè, è così tirare la riffa e provare a vedere chi va meglio. No, ma io, cioè, tu poi, guarda che io non mi faccio, ormai sono, non dico maggiorenne vaccinato perché ormai maggiorenne l'ho passato tantissime volte, però nella mia vita, a parte il discorso scacchi, comunque ho avuto a che fare con tante persone e quindi non mi stupisco più di niente. Cioè, ho visto che quello che per me era naturale, per altri era fuori di testa, capito? Quindi, o viceversa. Cioè, il mondo è fatto così, insomma, bisogna prenderlo per quello che è e cercare di sopravvivere. Vabbè, ma fammi finire. Siccome questo video poi lo devo postare su YouTube diciamo nei video, nel capitolo dell'Ippo, mi metto nei panni di quello che magari per caso un giorno guarderà questo video e dice: ma questo che sta a parlare di scacchi? Sto parlando di. Allora, per me è interessante, sono discorsi interessanti. Che dopo ogni tanto mi viene in mente che. Non sto facendo solo lo streaming, ma è uno streaming che è dedicato diciamo, al capitolo dell'ippopotamo. Quindi ho detto, va, già le persone si spaventano quando vedono i video lunghi, figurati poi se comincio a divagare. Però, sai, alla fine comunque stiamo parlando di cose che comunque hanno a che fare con gli scacchi, insomma. Allora, siamo arrivati alla quindicesima mossa. E dunque la quindicesima mossa era quella che il bianco ritirava il suo alfiere in B1 e il nero spinge in B5. Poi cavallo H2, quindi addirittura la possibilità dell'attacco austriaco in questo caso. Il nero fa cavallo F in G8, quindi libera questa casella perché nel caso di una spinta in F3 lui può contrastare con F5, F4 o F5. Quindi il bianco sposta il suo cavallo per spostare o in F3 o in F4, il nero sposta il suo cavallo sicuramente per portarlo in F5. Vediamo un po', dunque il nero invece opta per H4, quindi non fa subito questa mossa o questa, ma fa questa H4, probabilmente per evitare un'eventuale spinta del pedone G5, mentre il nero questa volta fa F5, quindi siamo arrivati al tema odierno, cioè la spinta F7-F5. Vediamo in questo caso che addirittura il computer dà un vantaggio di un punto e mezzo addirittura al bianco.
bianco, perché il computer dice che la mossa migliore è la spinta in H5 con risposta in G5 e successiva semplificazione. Quindi, poi addirittura F4, quindi il computer dice che per il bianco la cosa migliore è spinta, spinta, mangia, mangia, F4 e G4. Poi cavallo G4 che però non permette, addirittura cavallo G4 che però non permette la cattura per lo scacco di scoperta. Molto interessante. Quindi questa mossa, quindi diciamo che questa apertura non è stata proprio brillante, non è, ecco, questa sarebbe una cosa da approfondire. Tra l'altro, vediamo un po', tra l'altro è la stessa cosa che è successo in partita, perché non me ne ero manco accorto, stavo seguendo il fatto del motore. Non l'ho seguito perché in partita dice entra in scena il F5 perché il bianco minacciava F2 F4, ok, ma non è del tutto convincente. Infatti lo dice lui stesso che non era proprio la mossa. Vediamo un po' il computer prima di H5 cosa diceva? Ah, infatti diceva che vabbè, sta lavorando, ma comunque non era da fare questa. Addirittura era quella di tornare in F6, figurati te. Vabbè, ci sono una serie di, però non era quella. E invece il non mi dire. Oh, adesso forse ci siamo ritornati. Ah, ok. Dovrebbe essere tornato qua. Vabbè, speriamo. Come da computer semplifica F4, come nella legge abbiamo visto prima, e qui il nero fa G4. Nelle note l'autore dice il nero ha un problema sul pedone G5, che è questo, e lo risolve spingendolo sotto forma di sacrificio. L'idea è tenere chiuse le diagonali degli alfieri avversari. Ok. Invece vede che il computer comunque diceva no, mangia, rimangia. F7, quindi il computer dice che era meglio mangiare, mangiare e poi spostare la torre qui. Ok, raddoppiare quindi poi cavallo, diceva mettere il cavallo alla torre alfiere, mangiava qua. Quindi questo mangiava qua, ripete, torre qui. Il cavallo che andava in G4 qua e il raddoppio delle torri, quella sarebbe stata la mossa migliore secondo il computer. In realtà invece in partita le cose sono andate diversamente perché, dicevo prima, l'ha spinto. E spingendolo abbiamo visto che il bianco prendeva il pedone non potendolo essendo coperto da questo scacco di scoperta. Il bianco deve accettare il pedone, altrimenti non è nulla. Allora, addirittura lo scrive come se fosse un peccato quasi. Poi H8, ovviamente il re sposta, si toglie dall'inchiodatura e a questo punto il bianco dovrà togliere sto cavallo. E infatti lo porta in H2, quindi torna in H2, cavallo F6 e dice il nero ha perso un pedone ma ha compenso perché possiede la colonna G,
e case di invasione in E4 G4. Quindi dice, è vero, ho perso sto pedone, ma ho guadagnato questa colonna da utilizzare con la torre e ho come case importanti questa e questa per degli avamposti per i cavalli, soprattutto, che in quel caso sono proprio non essendoci più pedoni su queste colonne, saranno comunque molto molto importanti. Vabbè, qua poi la partita, vediamo se ci offre qualcosa di buono. Tanto diciamo il nocciolo della questione della spinta F7 F5 l'abbiamo vista, tra l'altro in questa partita non sembrava nemmeno quella più indicata. Vediamo un po' come viene sfruttata adesso questa situazione. Dunque, abbiamo detto che ha mosso il nero, dunque il bianco fa F3, quindi cavallo F3, cavallo E4, ecco qua, famosa casa importante, che ovviamente il bianco non lascia. E vedete che qua, ad esempio, il bianco prende di pedone, comunque almeno, vabbè, sì, diciamo che è molto similare, prendendo con l'alfiere comunque eventualmente c'era il rischio la ricattura, però se avessi preso con l'alfiere, vabbè, dice dietro il computer, dice che non sarebbe stato nemmeno l'ideale fare un cosa, anche perché voleva evitare il fatto che questo pedone passasse da questa colonna, quindi da isolato, a su questa colonna invece sorretto dagli altri due, ok? Questa è un'altra cosa interessante. E quindi prende quel pedone, quindi lo porta su questa colonna, magari supportato poi da questo, e dice questa mossa apre case di infiltrazione per la donna a est. Quindi da questa parte qua potrebbe essere una cosa del genere, o addirittura su questa. Poi cavallo H4, alfiere F6, quindi attacca, e dice G4 sarebbe stata addirittura meglio. Quindi G4 dice, sarebbe stata addirittura meglio, vediamo un po' se è vero. In effetti il computer dice che G4 sarebbe stata meglio perché il cavallo avrebbe fatto scacco, sarebbe stato ripreso dall'onca, avrebbe fatto questa mossa, avrebbe costretto il cavallo a venire qui, visto che qui era in presa e qui era in presa, quindi l'avrebbe obbligato a venire qui, ci sarebbe stato quindi il cambio con questo, presa, quindi presa, andiamo un po' a C4, presa, presa, C4 e poi addirittura la chiusura, quindi presa, presa e dopo la donna non avrebbe nemmeno preso questo pedone, quindi facciamola vedere bene. Allora, una mossa di questo tipo portava questa conseguenza, questa, secondo quello che era il computer, con la chiusura di questo centro. Tanto per prendere questo, probabilmente aveva, bloccando la diagonale all'alfiere, aveva sempre tempo di riprendersela. Vabbè, addirittura una prova, no, perché faceva F5, vabbè, però se lo prendeva, ok, andiamo. Comunque non è stata questa la partita, quindi andiamo sulla partita come è stata. E dopo questa mossa abbiamo detto che la mossa giocata dal nero, quindi la numero 25, è stata F6, quindi alfiere a minacciare il cavallo,
Il cavallo andava in G6, quindi scacco. Vabbè, ovviamente riprende, prende. E dopo la cattura dice donna F5. F5 appariscente ma imprecisa. Dice meglio prima D5. Tanto il pedone non scappa, giustamente. Qui diceva era meglio portare questa e chiudere il centro. Tanto questo pedone ormai è diciamo che è perso, perché anche in caso di spinta di questo comunque la donna l'avrebbe preso. Qui invece è il bianco che fa D5, questa invece potrebbe essere più rognosa, nel senso che D5, la torre va su questa colonna, D4, questa, quindi obbliga, diciamo, il nero a prendere una decisione. Che però è quella non di prendere, ma di mangiarsi questo pedone. Tanto, anche se lo prendesse, comunque può essere ricatturato. Il nero recupera il pedone, ma il bianco ora trova una bella mossa. F5, che va ad attaccare la donna, e vediamo che la donna non può prendere perché bella c'è questa, quindi questa mossa obbliga la donna ad andare in G7, alfiere F6, ripresa. E guadagna di nuovo il pedone. Vabbè, poi la partita avanti finisce comunque patta. I papi, per capire, erano dischetti pure. I papi, mi sa che i papi ce ne sarebbero da dire sui papi. Però, guarda, mi basta e avanza questa. Te l'ho detto che io questa qua la faccio più che altro per ripassare questa apertura e comunque vedere un po' le partite. Perché sai cos'è? Che a farlo da solo poi mi perdo, perché poi ti metti a leggere un libro, ti metti là, ma poi ti stufi così. Invece facendolo così, magari fai due chiacchiere come con te, così ci metti qua in due a guardare Twitter. Per me diventa molto più stimolante ed è più facile che mi rimanga in mente magari determinate cose, anche riguardandole, eccetera, eccetera, capito? Quindi cioè il mio intento non è tanto quello di venire a insegnare, a fare, figurati se non c'ho proprio la conoscenza di fare queste cose, però così di farlo anche per me stesso e magari per farlo anche magari se c'è qualcuno che per caso vuole provare a fare l'apertura, visto che tra l'altro come dicevo prima è un'apertura che non trovi moltissimo in giro. Tra l'altro quando avevo iniziato a guardarla c'erano anche dei video su internet che addirittura la confutavano, diceva che era un'apertura un po' banale, stupida, capito? Cioè non è inutile. C'è da giocare a bassi livelli, invece poi parlarti sempre di no. Non lo so, io non sono così afferrato sulla storia degli scacchi da sapere anche addirittura i papi come giocassero. Questo, anzi, lo dovresti fare te invece, sì, perché giusto che tu la conosci bene la cosa. Io non. Non tra l'altro, quello che faccio adesso lo prendo addirittura da un libro che mi sono comprato, quindi figurati, non è manco roba mia. Cioè,
Cioè io dovrei mettermi a giocare anni e anni con questa apertura, poi magari dopo 13 anni giocandola sempre, magari qualcosa di mio posso dire dall'esperienza che ho fatto. Però per il resto, diciamo che è roba che è preso dagli altri, non da. Ma io parto anch'io di donna, io col bianco. Ho sempre giocato di quattro, ma io ho fatto un ragionamento, cioè io ho sempre giocato di quattro, ma per un motivo molto semplice. Allora, praticamente io ho fatto questo ragionamento, ho detto, siccome non ho nel tempo, nella testa, nella voglia di mettermi a studiare tutte le aperture, ho detto sicuramente al mio livello la maggior parte di quelli che iniziano con E4, quindi si studiano E4 e come giocare contro E4. Quindi si studiano la spagnola, siciliana, tutto quello che è, diciamo, tutte le aperture contro E4. E ho detto, sai che io a questo punto non giocherò mai E4, così tutti quelli che hanno studiato come si gioca contro E4 rimangono fregati fondamentalmente. Quindi ho detto, io giocherò sempre D4 e voglio imparare, quindi mi concentrerò solo su D4. In modo che è vero che contro D4 ci sono tutta una serie di difese, ma solo la metà rispetto a sapere sia E4 che D4 che E4. Quindi perlomeno a basso livello, tutti quelli che hanno studiato E4, se li gioco D4 già li metto mi comincio a mettere già in crisi perché sono un livello basso, quindi D4 è, diciamo, è la seconda apertura che uno studia per difendersi. Normalmente uno studia come difendersi da E4 perché l'apertura che normalmente si quindi ho detto normalmente io ho visto da pivello la prima cosa che impari è E4 e quindi stai lì e dici ok, quando uno mi gioca 4 gioco E5 ci gioco questo gioco quello e diciamo puoi imparare un po' di varianti, siccome poi sappiamo che le varianti di E4 sono una marea e sono studiate fino alla ventesima mossa, fondamentalmente, perché se non di più, vuol dire che uno come me è inutile che si mette a studiare una roba del genere, cioè non ha senso. Quindi ho detto, sai che io giocherò sempre D4, tanto imparerò quelle 5, 6, 7 difese che si possono giocare contro D4 e quindi gioco quelle per apertura. Tanto poi alla fine so benissimo che è arrivata la decima mossa, dodicesima, quello che è. E la partita poi la fai se sai muovere gli scacchi, perché una volta finita l'apertura, hai voglia te, dopo cosa fai? Infatti io quando uso Ain Chess, che mi analizza le mie aperture, mi dice sempre che esco dall'apertura che sono in vantaggio, però poi la metà le perdo, perché? Perché poi non so come continuare dopo e addirittura molte volte non so come portare a casa la partita, il discorso che facevamo un po' prima, cioè il problema non è solo l'apertura, il problema è poi il medio gioco e il finale, cioè tantissime volte mi sono trovato magari ad avere lo scacco, non dico in 4, in 3, che già magari diceva, beh, sai, al mio livello sapere lo scacco matto in 3 o in 4 già deve essere già bravo. Ma delle volte manco scacco in 1 mi sono accorto, Perché? Perché ti concentri su certe cose, ti fai dei film su delle cose no, e non ti rendi conto che dall'altra parte magari basta una mossa e vincevi. Ma questo mi è capitato più di una volta. Quindi quello poi la devi catalogare come magari come sconfitta, ma perché? Perché sei tu che sei scarso, che non sa riconoscere il scacco matto, ma quelli non fa parte dell'apertura. Quindi ho detto, ok, se devo perdere, se devo investire del tempo negli scacchi, è inutile che reinvesto nelle aperture. Tanto alla fine mi sono accorto che posso sapere anche quale pezzo d'oro di più. Ma sai che non. È una domanda che non mi sono mai. Che non. Non, ecco, questa domanda mi mette un po' di fiato perché non ho una durazione per i pezzi, diciamo che non saprei risponderti perché non ti direi una cosa abbastanza casaccio, perché non ho un'idea precisa su quale potrebbe essere
il pezzo che, cioè, ognuno ha una sua competenza, quindi potrei dire il pedone perché comunque li vedo come i soldati, quindi il soldatino poveraccio che è come il popolino, cioè quello che deve sacrificarsi per far belli gli altri pezzi. Il cavallo perché è tutto particolare, comunque il cavallo prima di riuscire a capire come si muove è il più maledetto perché non sai mai dove va. Cioè, solo quando conosci bene gli scacchi sai come. Buonasera, Vision for All, Visione All, benvenuto. Ah no, io normalmente faccio D4, C4, normalmente quella è la di apertura di C4, poi in base a come muove l'altro, i cavalli, e poi io non è che sono uno che ha studiato poi più di tanto, cioè nel senso che so muovermi un po' all'inizio, ma poi quando trovi quelli bravi m'ammazzano lo stesso, quindi sto dicendo che visto che è la prima volta che ci sentiamo, ti dico io sto a livello 1200-1300, quindi fatti subito la spanna di che tipo di giocatore sono e vedi subito come mi devi trattare, tra virgolette, cioè io non. Ormai Federico qua è tanto tempo che viene a trovarmi, quindi bene o male mi conosce, sa. La catalana, no, la catalana la giochi però devi aprire, poi devi dare di fianchetto. L'ho vista usare tante volte anche a alti livelli, perché seguendo poi i tornei, diciamo, online di vari Nakamura, case così, vedo che la giocano molto. Ed è un'apertura che io non ho mai utilizzato perché ho provato un paio di volte e ho preso due bastonate e ho detto: senti, sai che è? O me la studio bene, oppure meglio che continuo a fare quella classica che faccio sempre. Hai bresciolo tutti i giorni, vabbè, quello. No, la catalana cominci con D4, vabbè, diciamo che. Guarda, lo streaming è finito perché le tre partite del coso di oggi l'ho fatta, vediamo un po', quindi diciamo che per quanto riguarda la visione dello streaming dell'Hippo, dell'utilità di F5, per chi lo dovesse vedere è già chiuso, adesso mi sto dilettando con gli utenti che sono entrati in chat e parliamo di tutt'altro. Quindi se non sbaglio la catalana, vabbè, adesso io ho fatto questa. Vedi che tu fai così, dovrebbe essere una cosa di vabbè, faccio le mosse a casaccio, ma di questo tipo, capito? Se non mi ricordo male, cioè apri con questi due, ma devi fianchettare la fiera di campo chiaro, capito? Quindi questa deve essere la catalana. A parte che potrei anche vedere, vediamo un po', visto che è successo. Mi sono fatto l'abbonamento, cioè una volta tanto lo utilizzo anche. Dunque, le aperture, qua dove sono aperture, studia aperture, eccole qua. Allora andiamo su E4. Allora vediamo un po', altre, eccola qua, la catalana, eccola qua. Un po' se mi mette cosa, vediamo un po', tanto sì, voi lo vedete, quindi in teoria vedete tutto, quindi vediamo un po', vedi che la catalana utilizza questo tipo di conformazione. Vedi, questa è la catalana, mentre io normalmente utilizzo quella sempre 4, però diciamo tipo questa, poi in base all'avversario, perché normalmente qual è il problema? È che trovi quello che fa ti prende quindi il pedone in C, quindi accetta il gambetto oppure no, e a basso livello soprattutto molti fanno il gambetto accettato, che diciamo che è la mossa sbagliata, tra virgolette, perché il bianco poi può utilizzare i due pedoni centrali per sfondare qua. Però diciamo che già
già ti dà un primo step, capito? Vision. Quindi io dalla mia conoscenza base, ma proprio da bassissimo livello, parto sempre con con C4 e D4, e poi in base a se il mio avversario si prende il pedone C o non lo prende, poi mi adeguo, capito? Escono fuori due partite un po' diverse da una all'altra, perché in una puoi sfruttare i due pedoni centrali, nell'altro invece no, capito? Devi aspettare poi eventualmente di essere tu che mangi, o comunque si evolve diversamente, capito, la partita. Comunque, niente, benvenuto qua a Vision, perché è la prima volta che ti vedo, quindi non so il tuo livello poi, se è come quello di Federico oppure no. Federico già. No, ma guarda che io, cioè, parliamoci chiaro, io non sono nessuno, cioè io sono uno qua che mi sto divertendo a fare questo stream, a studiare un po' di scacchi. E tu vieni qua, mi tieni compagnia, ormai sei diventato, anzi, mi fa piacere, perché magari se non ci fossi te sarei anche magari un po' giù, ma neanche tanto, perché comunque lo faccio per me stesso, non è che ho bisogno dei follower per dire, ah, cazzo, sono riuscito ad avere, cioè, comunque invece col fatto che avere una persona con cui anche chattare, discutere, passarsi il tempo, per me, anzi, mi fa piacere, perché se no farei un monologo, capito? Quindi ho detto, io faccio questo perché mi aiuta a ripassare l'apertura e a studiare. Poi addirittura adesso ho detto, successo, ho fatto anche una specie di club dell'ippopotamo, magari ci trovo qualcuno che magari lo vuole giocare, si vuole confrontare, ben venga, capito? E quindi lo faccio anche per me. Ma poi se trovo persone con cui discutere, ma benissimo. Ovviamente, sai, il problema è che dello streaming non sai se trovi quello che magari ha 500 di Elo, che poveraccio, magari appena iniziato e non sa nemmeno come si muovono i pezzi, e poi magari arriva il 2000 che ti ride in faccia, ti dice, ma scusa, ma dove non vedi che non vedi i pezzi come si muovono? Cioè, anche lì sai, sta nell'intelligenza anche di chi viene qua a chattare e capire un po' qual è l'andamento dello streaming, capito? Perché io ho sempre detto, io non sono maestro di scacchi, non sono nulla, sono un appassionato che gioca, mi diverto e basta. Faccio le mie partite, ogni tanto vinco, ogni tanto perdo, però ovviamente non sono a livello, come dicevi te prima, Federico, di quelli che è guerra psicologica, roba del genere. Sinceramente non. Sì, ovvio. Mi dà fastidio quando perdo, perché comunque dici, cazzo, che pirla che sono stato, ho perso. Però ho anche capito un'altra cosa, che se tu ti fai coinvolgere da questo loop della sconfitta, della perdita, rischi la depressione. Perché? Perché comunque. Ma certo, no, a me, no, ma infatti a me fa piacere, capito? No, ti stavo dicendo che a me questa cosa del risultato dell'Elo, alla fine lo trovo anche deleterio, perché comunque in tutti gli sport, se tu vuoi essere il migliore, è difficilissimo, cioè il migliore è uno, e poi gli altri sono secondi, terzi, quarti, ma se tu a un certo punto dici, no, io voglio essere il migliore, punto e basta, e non lo diventi, per te diventa bruttissimo giocare dopo. Veramente fai come quelli che hanno la nausea e non ce la fanno più. E quindi l'altro giorno, appunto, leggevo anche qua su. Vediamo se lo trovo qua. Era su. C'è sul club. Uno qua, che gli ho anche risposto. Che tra l'altro, quando poi leggo queste cose mi. Dunque, era club, quello delle. Non quello che ho fatto io, ma questo. Ciascuno italiano, e un tizio qua scriveva, questo gioco mi ha stufato. Aspetta, dov'è che vediamo se lo trovo qua. È una cosa del genere, un po'. Ah, eccolo qua. Ah, ecco, vediamo un po'. Era incazzato perché trovava sempre IGM e.
e perdeva, e quindi si era stufato di giocare perché con l'Elo gli avevano fatto perdere 200 punti di Elo, e quindi era tutto incazzato, cioè era stufo di giocare a scacchi perché aveva perso questi 200 punti di Elo per colpa di quelli che erano grandi maestri là che giocavano a quell'ora là. Ah, ecco qua, dice, ecco, è da 1 ora e mezzo che non vinco una partita. Se è normale una cosa del genere. E poi scrive. E poi, vedrà che ha visto che. Vabbè, comunque dice, mi sono stufato di questo gioco, una roba del genere. Non mi ricordo. Comunque da qualche parte l'ho. Infatti poi uno gliel'ha anche scritto, penso che il segreto sia cercare di giocare per divertirsi, apprezzando il gioco senza aspettarsi troppo da noi stessi. Lo scrivo ma poi lo applico malissimo, tant'è vero che gioco solo alle amichevoli non rated, però devo dire che in quel modo ho tolto molto lo stress di gioco. Ah, più in su lo trovi, eh? Ah, ecco, dice, come fa uno a divertirsi se deve competere con gente di almeno 200 punti Elo in più? Scusa, basta che giochi con metti dentro i limiti e non giochi con 200 in più. Dici, voglio giocare con quelli che sono a 100 punti di differenza, non è un problema. Giustamente uno gli dice anche, non capisco perché ti lagni tanto, gioca e divertiti, non pensare al rating. Si impara di più giocando con gente più forte. Allo scacchista inesistente piace vincere, però ti lamenti tanto per uno che neanche esiste. Vedi. Cioè, comunque, alla fine vedi che ci sono anche altri. Dico: senti, amico, cioè, gioca a scacchi e basta. Cioè, se entri in questi loop. Ah no, invece risponde: invece ci tengo al rating perché testimonia i progressi che ho fatto in questo anno e mezzo. Evidentemente non ho la testa a posto per competere con gente che dimostra un elo molto. Vedi che alla fine, Federico, come dicevamo prima, che tu dicevi che volevi andare su col rating, però se entri in questa mentalità, vivi male, non giochi più, cioè, vivi male la partita a scacchi. Dice, da un certo punto di vista l'ambizione è una cosa buona perché ma quello ci sta, voglio dire che uno voglia migliorare, se no uno non si metterebbe a fare le cose, però non puoi impuntarti su questa cosa, anche perché come dicevo, il problema è che più vai in alto, più trovi gente che ha studiato come te, che si è impegnata come te, cioè mentre io al mio livello, magari c'ho dentro quello, lo scacchista della domenica, che non se... Penso che concordo con tutte le tue interpretazioni, se video, ma video sono... No, ma se io sono convinto che allora, se io gioco al mio livello, che è bassissimo, trovo quello che magari è destinato ad arrivare a 1.800, che però si è appena iscritto ed è partito da 800 e sta andando su un po' alla volta, cazzo, vado dentro, io ho trovato delle persone che vado dentro, gioco, e questi, cioè, o sono computer o è gente che sa giocare, punto. Poi magari vado a vedere 3 mesi dopo... E vedo che magari sono arrivati 1.800, 1.900, quindi dice ok, era gente che era lì per caso nel mio rated ed è andata su. Poi magari invece trovo quello che si è appena iscritto, è partito da 1.500, ha perso da 10 partite, l'hanno portato a 1.200, lo trovo io e dice e mi fa una partita che dice ma questo non ha mai giocato a scacchi. Poi vado a vedere, ovvio, era un 1.200 perché era partito da 1.500. Quindi puoi trovare anche questi tipi di combinazioni. E quello era il discorso che ti facevo prima, cioè il fatto che magari riesci a recuperare dei punti perché trovi questi, o li perdi perché trovi questo tipo di combinazioni. Però diciamo che io l'Elo lo utilizzo solo per riuscire ad avere persone con cui mi diverto a giocare. Cioè io più di una volta, magari stavo vincendo una partita, alla fine ho pattato o addirittura gliel'ho lasciata vincere per rimanere nell'elo mio, perché tanto è inutile che io voglia barare, voglia arrivare a 1.400, tanto so che a 1.400 quelli che gioco mi battono perché sono più bravi, cioè è un'illusione che mi faccio io, cioè io voglio giocare con quelli del mio livello e che sia il mio vero livello, cioè poi che vinca uno, che vinca l'altro, però secondo me il divertimento ce l'hai quando tu vinci una partita. Ma perché sei riuscito a tirar fuori dalla tua testa, dal tuo cervello, quell'idea o quella combinazione che magari avevi visto tempo prima, l'avevi studiato, comunque avevi già capito, cioè, quindi un qualcosa che ti
ti dia la soddisfazione di aver applicato quello che tu avevi imparato. Ma quando tu non arrivo al discorso del cheater, che vabbè, utilizzare un computer per vincere una partita vuol dire alla fine. Cioè, io ammetto che quando ho iniziato, però giocavo a giornaliero, avevo fatto parte di giornaliere. Quando ho iniziato, effettivamente anch'io utilizzavo il computer, ma non perché mi interessava vincere la partita, ma perché mi interessava capire quali erano le mosse migliori. Perché se io, che non ho avuto basi, non ho mai studiato, mi metto a giocare a scacchi, la prima cosa che ho imparato è come si muovono i pezzi, ma poi devo cominciare a giocare. Per me aprire con, come si faceva una volta, a 6, che dice vabbè, è fuori dallo schema, almeno muovo un pedone che non fa danni. Hai 11 astanti che prendono le tue labbra? Non ho capito, chi sono gli 11 astanti che prendono le mie labbra? Ma fammi capire. No, ti stavo dicendo che allora all'inizio cosa succedeva? Che non avendo letto libri né niente, devo fammi capire un attimino. E da lì ho cominciato a vedere, provavo a fare una mossa, poi la provavo sul computer, e mi dicevano, guarda, hai fatto un erroraccio, devi giocare così. Allora lì mi ha aiutato un po' a capire come sistemare i pezzi, quali erano le aperture migliori, cioè mi ha dato una mano a giocare. Poi però ovviamente, sai che se vuoi migliorare, non è che puoi andare avanti sempre con un computer e giocare come gioca lui, anche perché molte volte il computer fa delle mosse che sono assurde. E dici, ma scusa, ti fa fare una mossa e dice, ma chissà perché l'ha fatta. Ma chi è 11 persone che stanno seguendo? Scusa, ma non ho capito, io non vedo 11 persone. A parte che se fossero vero mi fa solo piacere, voglio dire. Però vabbè, ma questi sono quelli che sono dentro così, ma non so se sono sempre. Ma guarda che mi sa che quelli ci sono sempre, mi sa, perché io quando parto con lo streaming li vedo sempre dentro nella chat, là, non ho capito bene se non ho mai capito che utilità o che funzione abbiano. Perché tanto dai nick sono stranieri, quindi chissà cosa capiscono, sinceramente. O è gente che non ho, sai che non ho mai capito se è gente che magari controlla che non pubblichi qualcosa di strano o che metti dentro, che ti metti a parlare di guerra, di sesso, cioè che cose strane, capito? Ma mi seguono, non, quelli che mi seguono sono altri, non sono quelli là, non li ho mai visti nel mio vabbè, non lo so, non. Io so solo che vi vedo voi due e parlo con voi due perché sono i due che vi vedo e quindi tutti quelli che dormono non. Se seguono mi fa piacere, ma non è che mi danno un contributo, sinceramente. Voi due perlomeno siete vivi. Ah, ecco, scusate che usano i bot. Questo già. Sì, esatto, e i bot li usano probabilmente non so, per controllare quello che dici, non lo so, perché ci avranno, forse sentiranno se ti metti a bestemmiare o a insultare qualcuno, o, non so. E poi vado a controllare queste cose qua, perché una volta l'avevo fatto all'inizio, perché all'inizio, sai, ero curioso di vedere, e vedevo la mia chat, vedevo tutta sta gente, dico, ma chi è tutta sta gente strana? Poi vado a vedere. E non c'ha manco un profilo mano a mano, cioè sto profilo creato ma non c'ha niente. Allora ho detto, sai che probabilmente gente che magari controlla se c'è qualcuno che in chat va fuori da quello che sono le regole diciamo del canale. E poi delle volte capita, detto gente che mi chiede, vuoi diventare famoso, vuoi fare il sito? Dico, guarda, io sinceramente non ho questa. Non ho questa ambizione, come ho scritto nel mio profilo. Non. Quello fa statistiche sul tuo canale. Gli altri.
Vabbè, fa presto a fare statistiche sul mio canale, eh. Cioè, gliele posso dare io le statistiche sul mio canale. Tanto non è che vada. Anzi, poi adesso ho messo addirittura anche i video su YouTube, perché qual è il problema? Che su Twitch i video che ho fatto degli hippo, dopo, non so se dopo 15-20 giorni, praticamente spariscono. E quindi praticamente davano persi, allora me li sono salvati e me li sono caricati su YouTube. Ho fatto una playlist apposta, perlomeno uno che volesse rivederli o comunque ricominciare da capo, almeno ci sono lì. E vabbè, tanto spazio, cioè lo spazio è quello che è, non è che costano. Sul suo di lui, ah, non lo sapevo. Diciamo che non ho mai approfondito questo. Sì, adesso, ma guarda, io ti dico, poi alla fine, siccome non ho questa ambizione, cioè io sinceramente non ho l'ambizione di dire c'ho tanti follower, c'ho tante cose, poi non vivo su sta cosa qua, sinceramente io ormai nella mia vita quello che ho fatto, insomma. E non ho. Non sono dei bot. I bot sono dei software che simulano il comportamento che un utente dovrebbe tenere per farsi notare. Ma io non c'ho. Anzi, non mi voglio far notare, perché poi c'è il rischio che se mi sente qualche maestro mi insulta anche, quindi è meglio che non mi faccio neanche notare. Ma amatori di chi? Amatori di scacchi? Di che cosa? Come no? Ma sei sicuro? No, ma infatti secondo me. Guarda, io da questo punto di vista penso che Vigio abbia ragione, cioè io dall'inizio ho dentro questa gente che mi segue, addirittura appena accendo lo streaming già sono dentro, quindi è gente che sinceramente vediamo un po' l'URC, questo l'URC, così andiamo a vedere l'URC. Vedi, l'URC, questo qua, c'è cioè follower, quindi non credo che lui venga a seguire me, sinceramente, perché non ha. Cioè, 100 e, quanto, 177.000 follower, che senso ha che mi venga a seguire a me? Cioè, probabilmente, essendo dentro nella mia chat, probabilmente ci avrà qualche. Boh, non so che utilità abbia, io sinceramente non lo so, però. Vedi, questo qui che vedi adesso è il profilo di Lurks, questo qua, che è uno di quelli che teoricamente. Ah, ecco, tu stai lì. Thank you for attending. E quindi sì, probabilmente sarà agganciato. Adesso capisco. Sì, forse ha ragione Vision, cioè praticamente lui praticamente andrà a vedere e poi farà le statistiche come dici te. Magari qua, adesso io qua non riesco a aprirlo, cos'è sta roba? Qua ci sono tutti i siti. Ah, ecco, tutti i siti di gente che sta seguendo. Probabilmente questo. Una specie di database dove lui vede quante persone ci sono dentro e le porterà qua sopra, penso. È online da 42 ore, beh, questo, sì, beh, quello starà dormendo, metterà il sito online, sinceramente. Probabilmente gli sarà caduta la linea 42 ore fa, però se tutti i giorni è attaccato, sinceramente. Però vediamo, questo è uno di quelli che c'è dentro, vediamo altri che ci sono dentro. Vediamo questo. Ah, togliamo l'urca, vediamo un po'. Questo invece.
Vedi, questo addirittura è offline, come diciamo, come vedi, questo qua è un altro che mi segue, ma è offline, quindi ha dentro qualcosa nella chat, capito? Cioè, sono delle cose. Sì, esatto, hai ragione. Ma io, guarda, io sono che convinto, ti ho detto dall'inizio, che probabilmente sono quelli che magari, se tu scrivi qualcosa di bannabile, che magari io non ho messo come da bloccare, magari in automatico viene segnalato da qualcuno, capito? Secondo me hanno una funzione di questo tipo. Perché io in teoria ho visto che ho la possibilità di segnalare, bannare determinati vocaboli, eccetera, eccetera. Non è che io non sono stato lì a fare una roba del genere, perché non mi interessa, tanto lo vedo subito se c'è qualcuno che fa il pirla e lo blocco direttamente, insomma. Probabilmente invece il fatto che magari io sia consenziente affinché magari c'è qualcuno che scrive qualcosa o dice qualcosa, ma che però magari va contro Twitch, probabilmente viene segnalato, viene bloccato. Io penso che sia una cosa del genere, perché tante volte, soprattutto all'inizio, quando magari non veniva dentro nessuno, vedevo poca gente, e vedevo che questa gente c'era sempre là, e io dico: ma scusa, io dicevo: ma scusate, ma se siete bravo, sì, anche la musica, secondo me sì, perché infatti, delle volte a me ci sono, quando metto la musica, soprattutto all'inizio, che non sapevo di questa cosa, quando facevo lo streaming, poi usciva fuori il fatto che fosse bloccata. Diceva alcune musiche sono, cioè, praticamente non c'è il copyright, eccetera, eccetera. Infatti, come sottofondo, poi ultimamente avevo messo tutta altra musica, musica epica, comunque un mix di roba un po' differente, messa anche bassa, tra l'altro. Però quando mettevo magari della musica di qualche autore, veniva fuori il mute sullo streaming quando poi veniva registrato, e quindi tutto sommato anche la musica, hai ragione, è un'altra cosa che potrebbe avere interesse su questa cosa qua. Sì, no, comunque ti dicevo, infatti mi sembrava strano che ci fossero 11 persone, dico, ma io non ho mai avuto 11 persone, anche perché mi imbarazzerebbe un po' la cosa di avere 11 persone che stanno a vedere a me che gioco a scacchi. Cioè, ecco, una cosa che psicologicamente mi è servita, che ho notato, è che quando gioco a scacchi, magari ho fatto 2 o 3 volte in streaming, cambia completamente anche il mio modo di giocare, perché il fatto di avere qualcuno che mi sta osservando. Secondo me non sono streamer, sai? Sono account di streamer, ma non sono streamer. O potrebbero anche essere streamer, se io non so, bisogna controllarli. John Curtis. No, John Curtis non so chi sia, sinceramente. Non, ho detto, non c'è una cultura scacchistica così ampia da sapere. Cioè, io guardo delle partite, sì, magari, però non ho, ad esempio, non ho mai letto tanti, come tanti appassionati di scacchi, che magari hanno letto libri ancora quando c'era Bobby Fischer, Spassky, cioè queste battaglie dell'epoca tra Stati Uniti e Unione Sovietica, che oltre la partita di scacchi c'erano tutte altre cose. Beh, certo, è ovvio, beh, che sia automatico, penso di sì, perché se uno sta dentro 42 ore di fila, scusa se è, ma penso che si dopi, io dico, parlo dopare per non dire altro, perché è impossibile, scusa. Cioè, lo puoi fare una volta forse, ma non, questo qua, siccome dice tutti i giorni, non credo. No, invece mi dicevi di questo John Curtis? Atten, vediamo questo Atten. Questo Atten,
Allora, John Curtis è uno streamer di scacchi australiano, parla inglese ogni tanto io guardo che mi sta... Ah, ok. No, c'è un amico mio che mi dice sempre che guarda Gotham Chess, perché... diciamo, l'amico mio mi ha spiegato, mi ha introdotto un po' negli scacchi in maniera un po' più, tra virgolette, professionale, che poi professionale per modo di dire. Lui si guarda Gotham Chess, che è un altro che tra l'altro è un tizio che fa questi streaming, che mi ha confidato che questo tizio, per vedere se c'è gente che fa cheater con gli scacchi, quando si accorge, perché comunque è non so se è un maestro sicuro, però non so se è internazionale o adesso dovrei andare a controllare. Comunque sa giocare a scacchi fondamentalmente. Dice che magari quando gioca online e trova gente che gli puzza un po', allora ha detto che gli gioca l'ippopotamo. Perché dice che siccome l'ippopotamo è un'apertura dove i computer fanno fatica a capire qual è la mossa migliore perché in realtà è un po' strana, e lui dice che praticamente questi perdono tempo ad aspettare che il computer gli dica quella mossa strana e quindi giocando diciamo a 1 minuto, 3 minuti o 5 minuti, è più il tempo che perdono ad aspettare che il computer gli dica qual è la mossa giusta rispetto a quello che è effettivamente il tempo che guadagnano, capito? Questa è una cosa che mi ha detto questo amico mio che aveva sentito dire da questo streamer, nonché giocatore di scacchi. No, ma comunque ce ne sono su adesso, qualche anno fa c'era un po' meno, anche in italiano, visto adesso su chess.com, italiano che iniziano a far vedere delle partite, ci sono tutti diciamo, i migliori, ogni tanto entrano tutti i migliori scacchisti italiani, quindi... Comunque è anche bello seguire, cioè mi piace anche seguire in italiano un po' quello che dicono. È vero, non, diciamo che mi sembra che il migliore italiano è 2005, quasi 2006, una roba del genere, e ogni tanto viene, però anche sentire quelli che sono anche 2003-2004, comunque non è che sono dei cialtroni, voglio dire, cioè rispetto a me che non sono nessuno, e comunque sentire anche come cosa raccontano, quello che dicono. Tra l'altro un giorno c'era anche un ragazzo che spiegava che addirittura lui faceva parte del team di, non so se era di Carlsen o comunque uno di questi grandi giocatori, che ti avvisa con la voce del Gotham. Ah, ok. Beh, allora secondo me me lo direbbe spesso, perché io per tempo perdo parecchie volte per tempo, però diciamo che delle volte è anche voluta perdere per tempo, perché tanto non mi piace poi alla fine star lì e sparare mosse a casaccio, capito? Quindi diciamo che molte volte è voluto anche l'ultima partita che ho fatto, anche se ero in vantaggio, però non, ho visto che mancavano 20-30 secondi, non eravamo alla fine, ho detto ma sai che piuttosto che sta qua a sparare, vabbè, perdo per tempo, non è un problema, insomma. E quindi se avessi pure la voce che mi dice fai presto, già quando senti quel rumorino che fa almeno 1 minuto, e poi lo guarderò per curiosità, ma sicuramente non permettermelo, perché già quando gioco su chess che manca 1 minuto, che comincia a farti quel rumorino, già mi mette ansia. Figurati poi quando comincio a vedere quell'orologino che diventa rosso, figurati se ho voglia di mettermi a fare un'altra cosa che mi dice già sveglia, sveglia, sveglia che stai perdendo. Già, guarda, già uno stress per giocare a scacchi, figurati se poi mi devo mettere anche un coso che come la sveglia la mattina. Cioè se devo mettere qualcosa di caro, metto su un coso che mi consiglia quale mossa fare, casomai dice senti, vedi che questa qua è sbagliata, vedi che non è quella. Ah beh, per fare scena. ce ne sono di cose. Ogni tanto vedo che quando giocano, che fanno questi streaming, anche le scacchiere con cui giocano fanno scena, fanno tutti i pezzi strani, colori strani. Cioè, una volta vedevo una partita con le scacchiere, sembrava elettrica, quando muovevano i pezzi faceva la scia elettrica, quando lo prendevano scoppiava, cioè ce ne sono di fantasie in giro.
ovviamente dopo una cosa è per far spettacolo, l'altra cosa che però deve essere un incentivo. Eh sì, però non diciamo che non lo so, ho detto io non so il livello tuo, quindi non, magari dici sei uno che fa i tornei, fa cose, quindi magari sei molto più serio di me, eccetera, eccetera. Però io non, per quello che è il mio livello e per quello che rimarrò, perché tutto sommato rimarrò a questo livello qua, comunque diciamo che la soddisfazione della partita, sì, diciamo che la soddisfazione della partita è quella di giocarla, poi il tempo, sinceramente, guarda, è una cosa che anche, anzi, dirò di più. Io iniziavo, beh, giocavo con i giornalieri, quindi non era un problema di tempo. Poi ho cominciato a giocare le partite da un'ora per avere un po' più di brio e comunque avere il tempo anche di riflettere su quello che facevo. Poi, ovviamente, l'ho portata a mezz'ora e poi sono stata 10 minuti, che tutto sommato è anche un tempo dove puoi fare più partite, perché fai una partita da un'ora e ne fai due al giorno se hai tanta voglia. Da 10 minuti già anche perché io sai cos'è, che dopo ogni partita comunque vado a vedermi l'analisi, perché fare le partite senza analisi non mi piace. Sì, lo so questo. Ma chi io? No, chiedere la vision, perché io di coppe in casa vite con chess. Non, a parte che non saprei cosa farmene, ma non. Cioè, io adesso che si sono inventati sta cosa qua di gironi, adesso non so se si vede qua. Però tu praticamente non è che hai una statistica se sei stato bravo o meno, devi fare più partite possibili, più punti possibili per andare su. Adesso qua hanno finito ieri. Qua sto. Vedi che adesso si sono inventati sti gironi qua, vedi? Girone a Coppa Argento. Che qua vedi io qua, ma alla fine io ho fatto poco, non ho fatto delle partite. Questa gente qua, magari chi ha fatto 270, magari è gente che ha fatto magari 500 partite in una settimana e ha tirato su punti raccattati in giro, capito? Sempre questo qua, Lilliput, vediamo un po' sto Lilliput, cioè figura, è uno che c'ha 714 di rating e vedi quante ne ha fatte tutte il 5 maggio, 6 maggio, ma neanche tantissime poi alla fine, perché comunque se tu guardi nell'ultimo, no, qua non posso filtrarle per periodo, comunque statistiche complete, probabilmente le avrà fatte tutte nell'ultimo periodo. Vediamo un po', dunque questo bianco nero, vediamo se c'è, ah ecco, ultimi 7 giorni, dunque ultimi 7 giorni. Beh, non ha neanche fatto tante partite, perché ne ha fatte solo 25, quindi tutto sommato è stato anche onesto, non ne ha fatte tantissime. Ah, io di solito di ripetente, di coppe, di scacchi in casa ne ho una cinquantina, quindi allora vuol dire che non sei proprio di primo pelo, cioè nel senso che magari sono quelli che ha giocato da ragazzo e erano pure forti, poi si sono fatti una vita e a 50 anni hanno scoperto che di voler giocare, che sono quelli più pericolosi, perché sanno giocare, gli manca solo la memoria di come giocavano, ma una volta che la riprendono, ritornano al livello dove erano magari 40 anni prima. Perché io ho iniziato a 50 anni, ma non ho mai giocato da giovane, quindi sono partito ex novo a 50 anni. Invece ho visto che quelli più pericolosi, tra virgolette, perché poi pericolosi, figurati. Però quelli più duri a morire sono quelli che magari hanno giocato fino a. Beh, vedi, insomma. Hanno giocato magari quando erano ragazzi fino a 18 anni. Poi, ovviamente, quando hanno avuto la macchina, la fidanzata, la compagnia, gli scacchi sono finiti in uno scatolone. Hanno fatto la loro vita. Poi, quando arrivi a una certa età, che ormai i figli, magari i figli che ormai vanno. O magari devi insegnare a un figlio che magari devi giocare a scacchi, ora riprendi in mano. Oppure poi ti viene voglia e dice, sai che, ma quasi quasi mi riprendo in mano gli scacchi che mi piacevano una volta, quindi non vai più a giocare a calcetto perché ormai hai paura di farti male, e caviglie e piedi, e allora dici, sai che, riprendo in mano gli scacchi, poi con la storia del lockdown che rimanevi chiuso in casa, figurati, e dici, sai che,
ci facciamo di nuovo una partita a scacchi, e ha ripreso in mano, solo che loro non è che sono partiti da zero, sono partiti già da un livello che magari era anche buono. E quindi poi un po' alla volta si rifanno la memoria e sanno già come muovere un po' i pezzi, e qui sono quelli che ti arrivano facilmente a ridosso di 2000. Poi ovviamente sai, poi secondo me puoi andare sopra, devi essere già bravo prima o cosa. Però comunque vedo che tutti quelli che erano un po' bravini quando erano ragazzi, ha ricominciato, te li trovi tutti dal 1500 al 2000, te li ritrovi, quindi sono quelli che sanno giocare, insomma. Quindi mi sa che voi fate parte di questa schiera a sto punto. A meno che le cinquantine delle cinquantine, ma non siano che magari c'hai figli che magari le guadagnano, perché le mie sono solo 3-4, o figli oppure genitori, non so, adesso dipende da noi, perché Vision io non so quanti tu anni abbia. Federico, devo aver capito che non, giovanissimo, non lo so se è giovanissimo, devo capire perché. Da come, a meno che, aspetta, forse una volta me l'avevi anche detto. Aspetta, sai che forse mi confondo con un altro, perché una volta me ne è entrato anche uno giovane, 17 anni, che pensavo che fosse qualche anno in più, invece aveva 17 anni. Vabbè, un giorno mi è capitato un bambino di 10 anni che mi ha fatto emozionare perché era più bravo di me mano a mano, però aveva 10 anni e mi sembrava di essere suo nonno che gli spiegava come, che gli parlava. Quindi non ricordo bene. Va bene, niente, visto che siamo in stallo. Beh, io il mio streaming sul mio IPO, a meno che non mi metto a fare un altro capitolo, ma adesso questo non penso che, anche perché sono le 4 e un quarto, devo anche uscire. Ah, tu sei oltre i 40, quindi già ti avvicini al mio rating. Sei un po' più giovane, però sei già, diciamo, della fascia medio, diciamo la fascia media, un po' come gli scacchi. No, gli scacchi sei molto, se non sei più forte, cioè sei più forte, sei più bravo di me, mi sembra di aver visto. Ah, buongiorno, abbiamo anche il terzo. Anche il terzo che ci ascolta, benvenuto Ricky. Ricky 97, diciamo che già potremmo intuire di più che è nella fascia più bassa, secondo me, perché il 97 mi dà. Ecco, tu diciamo che allora noi siamo i genitori di questa chat. Ricky 97 potrebbe essere più un nostro figlio a sto punto, perché il 97, se non è un numero messo a casaccio, potrebbe dire che i 25 anni potrebbero esserci. Quindi abbiamo, adesso dobbiamo scoprire Vision. Beh, sai qua, che ti devo dire, qua di bravi, dunque rispetto a me di bravi quasi tutti i migliori. E poi l'unica differenza è quanto più bravo. Eh beh, sai, se ti senti vecchio lo stesso, non lo so, dipende, si vede che frequenti ragazzi più giovani. Dipende da qua. Enrico è uno. Beh, sai, allora, io una cosa che ho imparato degli scacchi, che a differenza di tanti altri sport dove la maturità diciamo, negli sport arrivi a 30 anni, 35, quello che è. Negli scacchi trovi anche il ragazzino di 13-14 anni che già è già un 2000 tranquillamente, e quindi già fa paura. Quindi una cosa che ho imparato, anzi, ho imparato che più vecchio sei, più scarso diventi, e più giovane sei, più bravo sei e diventerai. Quindi già questa cosa qua dell'età è una cosa che ho imparato, che diciamo che è inversamente proporzionale all'esperienza. Diceva una volta: ah, l'esperienza, quello c'è esperienza. Qua l'esperienza serve niente fondamentalmente. Qua serve più la testa, la memoria e soprattutto nelle partite brevi, devi essere un ragazzino fondamentalmente. A parte che devi saper smanettare col mouse, cosa che io ci metto 10 minuti a capire dove devo schiacciare, premove, eccetera, eccetera. Ma ho capito che qua è. Eh beh, sì, generazione.
la nuova generazione. Diciamo che noi vecchietti possiamo raccontare un po' di quello che è la vita che abbiamo passato, quello possiamo raccontare. Ma gli scacchi, diciamo che è tutto diverso. Addirittura la cosa che un po' riflettere è il fatto che magari per gente come me o come Federico, magari ti dicevano leggiti libri dei grandi maestri, ti consigliavano libri, bla 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 bla. Ormai ai ragazzi d'oggi, secondo me, i libri è poco da. Cioè, ormai prendono un computer e imparano su un computer, cioè memorizzano tutto, capito? E non so se poi è un bene o un male, perché magari non stanno nemmeno a studiare, diciamo, la base degli scacchi, la logica, eccetera, eccetera, a meno che non arrivano proprio a livelli alti. Beh, guarda, ricordati che io ho imparato una cosa, che nella vita, la vita non ruota. Una volta noi, i nostri genitori o i nostri nonni, pensavamo che fossi vecchi retrogradi, adesso lo siamo noi. E poi verrà anche il loro turno, cioè è una ruota, non c'è niente da fare. Questo è la vita, e anche a livello fisico. A livello fisico, io che magari sono uno che magari vado spesso magari a correre, e mi accorgo che a 20 anni, 30 anni facevi degli sforzi e avevi dei recuperi. Adesso a 50, cosa vuoi? Già tanto se stai sano. Cioè, io ho visto che già a 40 anni fisicamente, se riesci a mantenere le prestazioni dell'anno prima, già sei bravo, se no è tutta una lenta discesa. Quindi, caro Federico, non c'è da fare, la vita è questa. Cioè, ognuno di noi ha un tempo e dobbiamo solo cercare di mantenerci meglio possibile, sperando che non ci vada peggio, capito? C'è un tempo per tutti. Adesso loro sono giovani, e poi quando tra 30 anni si troveranno anche loro a 50 anni, e la mia età, e vedranno quelli che avranno 20 anni, che a loro volta gli diranno: tu stai zitto che sei vecchio. Cioè, mio padre mi diceva sempre, mi raccontava questa cosa, che diceva che quando era giovane lui, che c'era un altro tipo di educazione, un altro tipo di società, e i genitori dicevano: tu stai zitto che sei giovane, sei un bambino, non puoi parlare perché sei giovane. E poi adesso dice: io adesso sono diventato vecchio, dovrei dire la stessa cosa. Invece no, mi dicono: tu stai zitto che sei vecchio. Poi dice: praticamente io nella mia vita non ho mai potuto parlare, perché prima ero troppo giovane, adesso sono troppo vecchio, quindi non posso più parlare. Diciamo che cambiano anche baby boomer. Ma sì, alla fine, sai, penso che ognuno di noi abbiamo la nostra vita, le nostre idee, cose. Cioè, importante, guarda, io ti dico che, arrivato alla mia età, forse quando avevo 20 anni, 30 anni, giustamente avevi ideali, avevi idee, volevi spaccare il mondo, volevi fare. Ma la partitina io sinceramente non eviterei anche, perché guarda, mi sono fermato qui solo perché ho fatto già, sono già 2 ore e mezzo di streaming, figurati te, e io al massimo ne faccio un'ora e mezzo. Mi sono fermato solo perché oggi avevo i miei 2 follower, e quindi sono stato qua a parlare, figurati se adesso c'ho la testa. Ma comunque, scusa, tu sei successo? Sei successo casomai? Tu fai così, mandami l'amicizia, che eventualmente la ricetta, poi in un secondo momento che entro dentro la partita, anche se sei bravo mi straccerai, però se vuoi fare una partita, sinceramente adesso non vorrei evitare, perché vorrei anche staccare. E però se successo, mi mandi l'invito o lo che è, io poi quando ti vedo online o quello che è, una partita la faccio volentieri, tanto. No, anche perché ti spiego, Ricky, io sinceramente giocare online, tanto che faccio streaming, è una cosa che mi stressa un sacco, perché mi sento come sotto esame. Siccome non sono bravo a giocare, e non essendo bravo a giocare e sentirmi sotto addirittura sotto osservazione, è una cosa che mi fa venire in mente mia moglie, che mi raccontava quando lei faceva gli esami e diceva che lei studiava come una matta, però quando la interrogavano
lei si bloccava e faceva la figura di quella che non ha studiato. Diciamo che negli scacchi io fondamentalmente, non avendo mai fatto tornei live, non avendo mai fatto nulla di tutto ciò, la cosa di comunque essere osservato, non in incognito, che potrei anche accettarlo, ma il fatto che la gente mi sta vedendo, mi imbarazza e mi pressa parecchio, cioè è una cosa che probabilmente mi blocca anche, quindi è uno step che non ho ancora affrontato e non avendolo affrontato neanche superato, quindi è proprio una cosa, anche se tu mi dici ma no, ma lo facciamo tanto per fare, che non senza, giustamente, non ci lava, sì. Ma guarda, io alla fine non è che lo devo, non è che se perdo devo pagarlo, alla fine perdo, punto e basta, cioè, non è quello il problema. Il problema è proprio che già faccio fatica a giocare per conto mio. Figurati se mi metto poi a giocare intanto che c'è gente che mi guarda, cioè proprio. Vediamo un po' se c'è Ricchio. Vediamo se ti trovo. Sei lo stesso nick su coso. Ma tu Ricky hai su Ricky 97 su Chess? Aspetta, fammi vedere. Dunque, 97, vediamo un po', 97. Ricchi. Ah, però non ti trovo. Possibile? Ah, Riccardo 97, ok. Ma eccolo qua. Vediamo un po'. Ah, Riccardo 97, allora già sei, allora, nonostante, se dovresti essere te questo, le ultime 4 tu le hai perse, sei già a un livello, ma poi tra l'altro lampo, figurati, c'è un livello già superiore rispetto a me. Tra l'altro rapidi sei 1700, quindi figurati. Quindi già penso che io ti mando l'amicizia, così mi rimani eventualmente nella lista, però sei decisamente fuori dalla mia portata. Quindi se poi vuoi divertirti a battermi ogni volta, poi possiamo giocare tranquillamente. Però diciamo che non sei nel mio range, anzi io non sono nel tuo range, quindi vedi un po' te se ti vale la pena giocare o no, insomma. Comunque io, vabbè, io ti ho mandato la cosa d'amicizia, eventualmente guarda, ti mando anche quella del club, ti mando, guarda. Intanto vediamo un po', eventualmente troviamo qua. Invece Federico, ma scusa Federico, non abbiamo mai giocato noi insieme, sì, non ha, mi sa che c'era una volta, ti avevo visto una volta Fede. Ah sì, dovresti essere questo giusto tu Federico, questo qua ucraino se non sbaglio, che tra l'altro è ancora più scarso, vedi? C'è un bel 1800. Ecco, vedi, Ricky, se vuoi gioca con Federico, che mi sa che invece
Forse ti domando. Ah, non accetta richieste di amicizia, Federico. Tu, cazzo, sei proprio contro la mia amicizia. Bene, bene, allora non ti do. Però, invece quella del club, dunque, vediamo un po'. Invita il tuo club, vediamo se ti la. Ti invito a quello del club, vediamo se non accetti neanche quello del club. Ah, cioè, quello del club almeno te l'ho mandato, vabbè, almeno quello. Ecco Ricky, se vuoi divertirti di più gioca con Federico, che Federico è, penso che sia molto più, molto più divertente che giocare con me. Lo vedo molto, lui sì, lo vedo molto più skillato. Ecco, diciamo che lui. Però la cosa bella è che Federico sta qua e mi dà retta e mi dice che sono bravo io, ma in realtà lui potrebbe insegnare lui a giocare a scacchi a me, scusa. Invece sta qua e dice: no, ma se sì, bravo, hai ragione, ma che cazzo, cioè, questo potrebbe insegnare a giocare a me, non io a lui. Vediamo un po', invece vediamo un po'. Vision, buon Vision, se ci sei su. Vabbè, c'è un Vision che è stato chiuso. Italia. Italia, Italia, Vision, Vision, Vision. Vediamo se c'hai lo stesso nick o no, no, non ce l'hai questo nick, è diverso. Tu Vision c'hai lo. Ah, no, non ci sono successo, non ho ancora deciso se fare l'account su successo o. Ah, vabbè, io ce li ho su tutti, cioè tutti e tre, vedi che sotto un'immagine c'ho chess.com, chess24 e l'eChess. Alla fine ce li avevo su tutti quanti, in base al periodo, perché avevo provato un po' di abbonamenti un po' sui vari siti, quindi mi ero fatto un po' di account un po' diversi, anche perché in base alla gente che entrava, che mi diceva no, ma io gioco qui, gioco là, quindi magari avevo fatto quello. Allora, se Federico dice di fare due bullet, ora, se le giocate ve le faccio, guarda, le cerco e vi faccio vedere addirittura voi in diretta, se no poi se no stacco. Se lui accetta, vediamo un po'. Intanto vediamo però di trovare 3 minuti, andiamo un po', allora, aspetta che vengo a cercarvi però, perché se le giocate voglio vedere. Dunque, che cavolo è qua? Membri, no, membri, membri, membri. Allora, vediamo un po'. Federico, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se. Però non volevo provare una più uno. 3 minuti. Vabbè, però fatemi vedere se riesco a vedervi. Vedi che già abbiamo problemi a capire su cosa giochiamo. Uno vuole fare uno più uno, l'altro 3 minuti. Ah, attenzione! Ok, vedi? Vedi come siete agonisti? Mi fate morire, vi fate. Fate morire, ragazzi, non volete. Allora, vediamo un po', Riccardo dice di essere scarsissimo in bullet. Ma insomma, non mi sembra proprio scarsissimo in bullet, Riccardo. Cioè, comunque, c'hai i tuoi bei 1637 di Elo, comunque hai fatto 800 partite.
Ah, premium. Non è niente, non è niente, non è niente rispetto a quelli più bravi. Per me Bullet 1600, cioè Rapid 1700, c'è cioè problemi addirittura 3000, quindi non è, cioè c'è uno che non è che non è niente, Lampo 1600, quindi voglio dire, non è proprio, non sei proprio l'ultimo arrivato, insomma, c'hai a giocare. Ah, ecco, quindi questa è una è un di più. C'è che non ce la racconti giusta. Comunque c'è un buon livello, insomma, dai. Ovvio che se dici, vabbè, giochi contro un 2000, però comunque il tuo livello base non è male. Vabbè, ma tu, cazzo, tu parli da 1800, è ovvio che dici, cazzo, tu 1600 sei. Ma è. Sì, vedete l'altra V2, intanto io vi. Vabbè, poi mettetevi d'accordo su Chess quando incontrarvi su che cosa fare. Tanto il tuo è basso, sì, vabbè, qua si gioca a chi adesso si gioca a ribasso. No, ma io sono più scarso, no, ma io, cioè, siete proprio degli scacchisti incalliti. Non volete perdere, non volete, io almeno lo dico, cazzo, no, che mi emoziona giocare, non so giocare. Voi sapete giocare, ma non volete far vedere che sapete giocare, quindi è già diversa la cosa. Siete già in malafede voi. Vabbè, ragazzi, io devo staccare. Mi ha fatto piacere avervi qua, anche perché è la prima volta che riesco a chattare con più persone contemporaneamente. Sì, ma dicono tutti così, guarda, e ti posso dire una cosa che. Tutti quanti dicono così, mettono le mani avanti, perché invece io ho trovato quelli che dicono no, ma io sono forte perdono, che fanno le figuracce. Invece quelli che sono a giocare dicono sempre no, ma io, no, ma io Vabbè, ragazzi, io vi saluto perché me ne devo andare e mi ha fatto piacere. E se volete, quando sono qua, sono ben contento di rivedervi. Poi adesso mettetevi d'accordo, fatevi una bella partita, se tanto mai vi ho visionati tutti e due, se dovessi vedere che c'è su una vostra partita giocata o bullet o rapido, quello che cavolo è, me la metto in streaming e poi la vado ad analizzare, così farò vedere chi di due è il più scarso. Ovviamente utilizzando il computer, perché io non sarei in grado di giudicare la vostra partita. Vi ringrazio, niente, dai, ci vediamo, spero di vedervi ancora da queste parti. Ciao Vision, ciao Federico e ciao Ricky, alla prossima, ciao ciao.